Siamo di nuovo online, credo. Sì. Sì, siamo di nuovo online in questo momento. I nostri server sono stati praticamente presi D'assalto. d'assalto. Noi non vorremmo creare allarmismo, però capite bene che a questi colpi di testa, non ci eravamo più abituati. Io mi auguro che sia un temporale estivo, come ha detto De Carolis. Ma perché non proviamo subito a richiamare? Tanto è passato poco. Vediamo subito, perché questi colpi di testa io ce l'ho abituato ai tempi di Vincione. Adesso non vorrei essere duro, No, vabbè. però. Che qualcosa non quadrasse, non so voi, ma il sentore di chi vive quotidianamente la realtà pescarese, Gianni qualche Russo sentore lo c'è diceva stato. da tempo immemore Qualche ormai sentore e l'abbiamo si è preso avuto. anche gli strali tanti. Sì, Eccoci eccoci Paolo. Paolo. Avete recuperato? Sì. Sì, siamo online. Allora, siete online. Benissimo, torniamo a noi. Vai, stavi dicendo. Non so, se voi siete così tranquilli, non lo so, voi Vabbè, ma ridete. che dobbiamo fare? Ho Cioè, qua capito. stiamo parlando. Ma, si sta consumando, come direbbe Luca Teseo, uno psicodramma. Vedi che lui Va ci rimette il carico sopra, No, perché leggo i commenti dei tifosi, qua sono Paolo, non c'è. abbastanza di Certo, più. è normale che i tifosi siano preoccupati. Cioè, c'è una posizione di difficile lettura. È chiaro che devi andare a sdrammatizzare, che non puoi caricare. Bravo. Luca, impara. È una situazione già troppo carica. Bravo. Se aggiungi, come dire, altro materiale così oneroso, diventa esplosiva. E Bravo. tu, come ha detto alla comunicazione, questo non lo puoi fare, non lo devi fare. Devi cercare di trovare i punti di convergenza, i punti non di crisi, in una situazione così complessa. Cioè, Paolo, se senti, anche tu io. che ti occupi di comunicazione metti la questione sotto un aspetto tragico, diventa difficile, no? Allora, Paolo, sono sempre Luciano e io Sì, cercherò di. Luca, adesso ho capito, adesso ho imparato la tua voce. Ma io Cercherò prima di. scherzavo, no? Cercavo di. Scusa Mauro, ci puoi venire a sistemare un'inquadratura, se no qui non Cercherò di c'entriamo. essere più diretto anche per facilitare la Sì, che foto avete comprensione. messo? Che foto avete messo? Cercherò di essere più diretto anche per facilitare la comprensione di chi ci sta ascoltando. Credi che sia una pantomima destinata a rientrare questa, dunque? Ma comunque mi sembra esagerata come reazione, o no? No, 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 non credo che sia una strategia così, anche perché, sai, quando azzeri un consiglio di amministrazione c'è anche un aspetto legale, giuridico, normativo dietro. Cioè non è che puoi Ma azzerare, infatti, evidentemente la cosa è stata pensata e io non escludo che sia nata proprio anche al di là, sì. Forse come segnale istintivamente da dare a chi in qualche modo forse aveva così detto di qualche personaggio all'interno della società che non era gradito. Il discorso di fondo è vedere a questo punto se c'è qualche possibilità di farli recedere. E fino a che punto vogliono recedere? Paolo, Io scusa, non ma credo che sia solo strategia, è anche strategia, penso, penso che scusami. sia anche strategia, però non solo strategia. Paolo, perdonami, Sì, ma sì, il dato di fatto non è questo. Poi andiamo a riassumere. Cioè, i tifosi, la tifoseria organizzata ha fatto un comunicato, sì. Sì, l'ho letto. dicendo: noi saremo i custodi perché ce l'avete detto voi, vi Sì. critichiamo perché ce l'avete detto voi. Non Sì. hanno detto che era una contestazione, per tutta Ma risposta si rimette infatti. tutto il CDA, si è rotto Sì, qualcosa. Luca, il problema è lì, ma chi ci dice che il CDA si sia dimesso a seguito di questo comunicato? Cioè non possiamo buttare anche qui la croce addosso ai tifosi che hanno fatto, cioè può darsi che il CDA sia arrivato ad un punto tale per cui in qualche modo, cioè adesso bisogna capire bene. Beh, scusa Paolo, ma avrebbero addotto determinate motivazioni qualora Sì, fosse comunque questo il nessuno motivo. mette la croce Sì, addosso però ai tifosi. Sì. noi non possiamo escludere niente al momento, perché non abbiamo certezze. Cioè,
cioè non abbiamo la certezza che la società si sia in qualche modo defilata. No, anche perché io ti do ragione, Paolo, perché due dei componenti del CDA sono quelli deputati o tra virgolette indicati come quelli che avrebbero dovuto abbandonare da qui a breve. Esattamente. Quindi. Infatti, cioè adesso cioè noi possiamo solamente, noi a questo punto dobbiamo raccogliere giornalisticamente le informazioni, accaduto, cioè raccontare quello che sta accadendo, magari cercando di dare il meno possibile giudizi per evitare brutte figure e di caricare oltre misura l'ambiente. Adesso noi possiamo dire solamente che c'è questa dimissione, non sappiamo ascrivibile a cosa, giusto? Sì. E quindi aspettiamo gli eventi, che evolva la situazione e poi tiriamo fuori il... Va bene. Cioè è difficile adesso esprimere un giudizio. Io non credo che la cosa sia proprio collegata direttamente al comunicato dei tifosi. Una coincidenza un po' troppo strana. Ma non sarà sicuramente solo quello. Paolo, se abbiamo delle novità magari ci risentiamo più tardi. Intanto ti ringrazio. Grazie, un abbraccio a tutti e a chi ci segue. Grazie, ciao Paolo. Ciao. Luca, io leggerei un po' di commenti. Ci sono molti commenti, intanto vorrei dire una cosa e credo che Luciano convenga con me. Sarà una frase in qualità di direttore di testata, ma credo anche gli altri. Sarà una frase fatta, ma i giocatori vanno, i presidenti restano, e i presidenti pure, le squadre anche, ma il Pescara resta e resta il Pescara con i suoi tifosi. Noi siamo sempre stati un po', se possiamo dire, equidistanti, per l'amore di Dio, però noi, perlomeno se sbaglio ditemelo, la nostra posizione è assolutamente da parte del tifoso pescarese, perché adesso questo invece è un mio commento, una presa di posizione del genere non è adeguata al nome, il prestigio, il blasone di Pescara, soprattutto il nome, il prestigio di tali espressioni dell'imprenditoriato locale, secondo me. Poi no, vabbè, Luca, ognuno può dire la propria. Fondamentalmente probabilmente non ha torto Paolo De Carolis quando dice c'è qualcosa di più, no? C'è qualcosa di più dietro che non è stato celato da questo comunicato, se vogliamo, relativamente scarno, ma cioè, nel quale si dice molto, ma si dice poco. Questo comunicato secondo me è una cascetta colossale. Beh sì, ma non è una cascetta colossale. Non ha nemmeno capo e coda, comunque, se lo vai... Comunque, adesso leggerò i commenti. Se volete intervenire... Se lo leggi, sì. Potete anche... Lo devo rileggere? No, se lo leggi, sto dicendo... alla fine ci si rende conto che è di risposta al comunicato dei Pescara Rangers. Perché vengono addotte alcune motivazioni, quali quelle del settore giovanile. Quindi decade una delle cose che ha detto Paolo. Uno, insieme forse, e poi il fatto che si è sbagliato, e forse qui si ammette anche di aver sbagliato, però con averlo fatto, vabbè, ma per il bene del Pescara. Fondamentalmente cosa ha sbagliato questa società? No, decisioni. Possiamo leggere alcuni commenti. Allora, guarda caso, al momento in cui bisognava tirare fuori soldi per migliorare l'attuale discreta squadra, la società si è tirata indietro. L'estate scorsa ti tirò indietro la Caldora, adesso addirittura tutto il CDA. Basta prese per il culo, diteci la verità, non avete le palle e i soldi per portare il Pescara Calcio agli antichi fasti. Salvatore Prina for President. È normale che poi la gente adesso poi qui sì, pensa male, no? Adesso la gente sospetta, pensa male. Si è, con questa presa di posizione sono arrabbiatissimo, questa presa di posizione che non c'entra niente, si avvelena un ambiente che era tornato finalmente ad essere sano, paziente e maturo. Ricostruire dopo questa cosa, perché adesso fare subito il passo indietro mi sembrerebbe ridicolo. Ci vorrà un po' di tempo e non ce lo meritavamo come tifosi appassionati. È davvero come persone che seguono a vita il Pescara, non ce lo meritavamo. Allora, posso dare la mia interpretazione? No? Certo. Secondo me è palesemente in buona parte dovuto alla presa di posizione della tifoseria organizzata. Ma sicuramente. Di questi ultimi giorni, sia come sostiene Donato per parte del contenuto, i risultati del settore giovanile, qualche errore
e varie, però forse ribadiamo, anche per chi, scusa ti interrompo sì, un attimo, per chi si mette in ascolto magari in questo momento, la tifoseria organizzata o meno, essendo pagante di un biglietto e comunque essendo anche quella che ha seguito per anni, nella fattispecie per esempio i ragazzi dei Rangers 35, a Pescara Calcio, ha tutto il diritto di contestare, di protestare, no, o poi di esprimere le proprie opinioni. Punto. Anche perché, da questo si può andare avanti. Anche perché poi fondamentalmente nel comunicato dei Rangers erano stati usati toni molto pacati, era stato precisato che non era una contestazione. Che un personaggio come Dellicarri era inviso alla piazza, lo si sapeva sì, benissimo. Però al di là di questo c'è anche un'ultima parte che mi salta all'occhio, nella quale per l'ennesima volta si riutilizza il tormentone di chiamata a raccolta degli imprenditori, cosa che ad onor del vero i vertici societari hanno sempre fatto in questi mesi, invitando qualche imprenditore locale a entrare in società, vabbè, prima in altro senso nel dare la mano, adesso in virtù delle dimissioni sotto un'altra ottica. Però quest'ultima parte, attendiamo degli imprenditori che rilevino una società che con onore e dignità abbiamo rappresentato, la lasciamo loro pulitissima, senza alcun debito e pronta a disputare, eccetera, eccetera, eccetera. Vabbè, questo ci mancava, cioè l'hanno presa dal tribunale. Come però fanno? Probabilmente c'è gli aspetti che sosteneva prima Paolo De Carolis, che magari non è solo ed esclusivamente in risposta a quanto successo nelle ultime ore, ma che ci sia anche qualcosa dietro che non è espresso in questo comunicato, che a noi comuni mortali non è dato ancora sapere. Diteci, intanto noi chiediamo conforto a voi. Poi, io leggo un po' di commenti, perché giusto, anche perché ragazzi, cosa ne pensate voi? Anche qui arrivano delle cose tipo: aveva ragione Gerardo, Carlo De Cecco, il calcio senza di loro a Pescara finisce. Lui dice vergogna. D'Alonso Nico dice fuori tutti, io non ho paura di andare a Morro d'Oro a giocare, ci avevano promesso trasparenza, quando è stata chiesta sono scappati, nessuno ha chiesto la Champions, volevamo trasparenza per non tornare ai presidenti sciacalli, forza Pescara. Poi Maurizio Carchesio dice tutto ciò per Dellicarri, ma andate a zappare tutti. Leonardo dice la città di Pescara merita altro. Andrea il Tir, ma che sanno, impazzite. Ancora, poi volevo dire a Ibebo, chiudi un po' di finestre, segui solo quella nostra che non ti va a trarre. Scusa Luca se ti interrompo, però che c'era qualcosa di strano, era palese, perché dell'ingresso famoso dell'imprenditore Fezia si parla da 2 mesi, ma l'ufficialità non è mai arrivata, degli arrivederci di Acciavatti e Pellegrini se ne parla da settimane e non c'è stata alcuna dimissione ufficiale. La situazione lucchesi, ma hai capito che si sta creando? Innanzitutto mi dico che siamo 478 collegati online, restate con noi, andremo avanti ad oltranza. Alessandro Carosella dice non voglio arrivare a conclusioni affrettate, ma spero per loro che ci pensino bene, la città non dimentica e di certo non perdona, pensateci bene. Allora, scappate, no, arrivano al volo, diciamo, scappate tutti da Pescara, poi ma come si fa? Vabbè. Però ragazzi, se volete intervenire potete anche telefonare. Tranquillizziamoci, perché è roba di successa, accaduta un'ora e mezza fa. No, allora, è talmente tanto fresca che le notizie sono così poche e sommarie che non è che possiamo inoltrarci. No, noi facciamo un ragionamento. Adesso io credevo di non dover tornare più su questi argomenti, invece ci torni. Su diritti societari, purtroppo, eccetera, ci torni. Abbiamo fatto un master tutti quanti negli ultimi 3-4 anni. Purtroppo ci torni quando la società è composta da 20 persone, quando loro stessi, parte di questo CDA, se ne vuole andare, oppure c'è stato, se ben ti ricordi, al tempo della Caldora, i 4, 5, 6 che già volevano dimettersi, che hanno bloccato per molto tempo le operazioni di mercato a gennaio, non questo gennaio, l'altro gennaio. Quindi è inutile che vogliamo nasconderci dietro al dito. I problemi dentro la società ci sono sempre stati e forse fino adesso sono stati mascherati dai risultati, anche perché è andato sempre tutto filato tutto per il verso giusto. Nel momento in cui gli si viene a dire a questo CDA che alcune situazioni non sono piaciute, credo che i Pescara Rangers con la loro storia hanno il diritto, tra virgolette anche dovere, di dire la propria, anche perché hanno messo più del loro per far prendere questa società,
e per riconsegnarla a loro, quindi l'hanno riconsegnata nelle loro mani. E adesso che fai nel momento in cui qualcuno ti viene a dire che le cose non le hai fatte secondo come a loro avviso doveva essere fatto, che fai? Prendi e ti dimetti. Diciamo anche altre due cose. La prima è che magari per chi se lo sta chiedendo, ovviamente noi, benché fossimo in diretta con il studio web con Marco Sansovini presente, abbiamo cercato voci ufficiali della società o di esponenti della società come Maurizio Edmondo, i quali ovviamente per motivi di opportunità e buon gusto non vogliono rilasciare dichiarazioni così a caldo, e ci sembra opinione comprensibilissima. Arrivano al volo Bruno Rainaldi, molto permalosi. In secondo luogo, nel comunicato c'è anche questa frase da mettere in evidenza, secondo me. Non vogliamo lucrare in alcun modo, siamo pronti a cederla a costo zero, ovviamente, alla società. Non chiediamo nulla di quello che abbiamo investito in questi 3 anni. Vabbè, nessuno è ditato a loro il fatto di lucrare su questa società. Io sul comunicato di Rangers non ho visto parole come voler lucrare o voler quindi forse vendere, si riferiscono anche a altre cose. C'è scritto che... Scusa, però ma non si può parlare. In che senso? Perché non si può parlare se ci sono altre cose. Ma se sono problemi. Arrivati a sto punto vuol dire che non si può parlare, no? Allora vi lancio una provocazione. C'è una lotta interna per il potere all'interno della Pescara Calcio? Ma... Questo sì, si pensa diciamo, da tempo. Diciamo, però le figure principali sono due. Da un lato c'è Sebastiani e dall'altro c'è De Cesare. Però il comunicato parla di tutto. Però il comunicato spariglia le carte, perché fanno fronte compatto le cosiddette Bisogna due anime della società. È realmente un fronte compatto. Beh, almeno formalmente lo è. Cioè, che poi così repentinamente... ieri esce il comunicato, oggi ne esce l'altro di risposta. La squadra, vedi, ci sono delle cose. Intanto è preso completamente d'assalto. Cercherò di leggere i comunicati. Poi, se volete, potete pure telefonare. Sì, i commenti. Poi, magari, se al CEO scrive ogni tanto il numero di telefono, così evito di usare la grafica. Sì, volevo dire che siamo in diretta. Qui mi chiamo da casa per andare a cena, non si cena stasera. E, dicevo, il danno è questo. Come si chiama? Capo di casa? Fausto. Il mio parere personale è che un Sebastiani potevo anche aspettarmela, ma da Peppe De Cecco, che stimavo, e fino a quando non ci saranno chiarimenti, forse stimerò ancora no. Poi arrivano, vergognatevi. E questo è l'amore che hai per Pescara, De Cecco, e per i pescaresi? Ma con che faccia andrai in giro per Pescara? Vergogna. Ancora molto permalosi. Leggete pure i commenti degli iscritti al sito. Sì, li leggiamo piano piano, ora li leggiamo tutti quanti. Sì. Quando è uscita la caldora che tutto mi puzzava, pazzesco, che schifo. Ancora, non rovinateci il nostro delfino, non lo meritiamo. Concordo, perché l'avevo detto pure io che non lo meritiamo. O che cacciassero le palle e ci dicessero il vero motivo. Poi, che fine hanno fatto tutte le promesse? Che fine ha fatto il famoso programma di tornare quelli di un tempo? Si è pensato a questo prima di prendere questa decisione? Poi, Maurizio Carchesio, litigi tra di loro era l'accusa giusta per dimettersi. La scusa giusta. E Tommaso, guarda che arrivano, vedi, al volo. Spero sia una prova di forza della società e che rientri tutto, sempre solo forza Pescara. La prova di forza non si fanno in questo modo. Si fanno così. Le società rimangono magari anche sulle loro proposizioni, magari prova anche andando contro la tifoseria, contro le opinioni costruttive o meno che ci possono essere, ma una società seria, fatta di persone serie, non va in cascetta in questo modo. Questo Luca, lo dico legge io, anche dal sito, perché giustamente lo reclamano. Orlando D'Angelo tra poco in diretta dal sito, scriveteli brevi commenti che leggiamo tutto. Ti spediscono in C2 se fallisci o subisci penalità sportiva. In questo caso, solo se nessuno paga l'iscrizione al campionato, ci spazzano via. C'è anche quest'altra ipotesi, no? Ragazzi, però adesso stiamo un po' correndo. Piano. Si dimette il CDA, riconsegnano la società. Si dimette il CDA, il Pescara non ha padroni. Tutto fermo, entro fine giugno devi fare l'iscrizione alla Serie B. No, forse loro non si... Devi pagare l'IRPEF, devi pagare tutte queste cose. Siamo perfettamente d'accordo, ma adesso cerchiamo di mantenere un po' la lucidità che manca a tutti quanti, a me per primo.
perché potrebbe... Ma non è questione di Febris, finché non vedo non credo, questa gente da Pescaresi fino ad adesso ci ha messo la faccia, ora che ce lo vengono a dire in faccia una cosa del genere. Se De Cecco ci fa questa infamata finita, addirittura i commenti sono pesantissimi, leggete pure voi. Appunto. Ragazzi, considerando solo l'aspetto economico, questa è gente che ha fatto un investimento ed ora manda all'aria tutto per una isolata protesta stagionale. Appunto. C'è isolata protesta stagionale, non credo sia tanto isolata. Perché mo qua cioè, quando si sta a fare da tifosi si sta a fare pure il tifosi. Non credo sia una... isolata, lui si riferisce a quella di Piacenza. No, isolata unica, lui vuole dire unica, grande, okay. Unica come isolata. Lo vorrei dire anche ai ragazzi un po' più giovani. Oggi parlavo con qualcuno su Facebook e mi dicevano: vabbè, ma perché dell'Icarri cosa ha fatto? Non ha fatto niente finora. E ragazzi un po' più giovani, 17-18 anni, chiedete perché la piazza non sopporta la figura di Daniele Dell'Icarri. Sì, però c'è anche da dire un'altra cosa a onor del vero, che Dell'Icarri non è arrivato l'altro ieri a Pescara, è un anno che è qua. Sì, ok, però, aveva il frontman Lucchesi che magari faceva da parafulmine, però c'era. No, non può intervenire nessuno, capo di casa, ricordami. Fausto, abbiamo provato a contattare, ma ovviamente per ovvi motivi. Allora, Orlando D'Angelo intanto. Scusate la ripetizione, non vogliono intervenire. Nemmeno il signor Maurizio De Mondo, che è uscito dalla società, ma che... Per quanto riguarda Daniele Dell'Icarri è stato piuttosto il modo con il quale è arrivato a fare il direttore sportivo, che forse ha dato fastidio alla piazza, interpretando quello che hanno scritto ieri, perché si è parlato sempre di un ruolo marginale, alla fine si è ritrovato a fare il direttore sportivo da solo. Gianno 89, poi riprenderò il tuo commento. Pronto? Hanno il hanno il... Ciao Orlando! Ciao a tutti! Siamo in diretta! Sì, sì. Siamo tantissimi, posso lasciarti immaginare i commenti furiosi, è un eufemismo che adopero in questo caso. Senti Orlando, dei tifosi. Tu che notizie hai? Ecco, dacci le ultime se le hai. No, io sono ovviamente fermo al comunicato stampa che è uscito qualche ora fa. Prima di quel comunicato stampa già avevo avuto il sentore che stesse per succedere qualcosa di clamoroso. L'unica cosa che so è che prima che uscisse quel comunicato probabilmente c'era un'idea diversa, che era quella di trovare un punto di incontro con i tifosi, e poi invece è uscito fuori questo comunicato molto duro, io direi provocatorio anche della società, che sicuramente vuole provare a forzare, ad andare un po' al braccio di ferro con i tifosi per portare avanti le proprie ragioni. Sì, allora provocatorio, anche... provocatorio è vero, però tecnicamente loro si sono dimessi, quindi è tutto un CDA, non è un componente, due o il presidente. Sì, no, è una cosa grave, torniamo a rivivere i fantasmi recenti, insomma, delle società che non avevano stabilità o che ci facevano tremare, questo sicuramente è un danno per tutti, in una fase in cui invece avremmo un grande vantaggio per metterci al lavoro per il prossimo campionato. Penso che di questa situazione si dovrà parlare tutti insieme nei tempi più rapidi possibili, credo che se ne esca solamente sedendosi attorno allo stesso tavolo e chiarendo le proprie posizioni, perché qui come sempre la cosa migliore da fare sta nel mezzo di queste due posizioni e l'errore è da tutte e due le parti probabilmente. Addirittura? No, cioè, perché no, nel senso, no, noi sappiamo, vabbè, la tifoseria non è stata poi così dura, perché la tifoseria ha detto, voi ci avete detto di essere i custodi, di criticarci quando c'è da criticare, loro l'hanno fatto e hanno precisato che non era una contestazione. Io credo, mio parere, Orlando, vorrei sapere anche il tuo, che una società con personaggi di spessore altissimo a livello imprenditoriale, per i programmi che hanno anche detto di voler fare con il Pescara, sia un po' strano che ci si comporti in questo modo, cioè... Sì, è vero. Cioè, questo lo fanno i presidenti, quelli vulcanici, abituati alla... cioè, quelli di Serie C. Pure Zamparese. Zamparese è dimesso 16-17 volte, cioè, però... Zamparese. Qua la situazione è un po' diversa, no?
Tu che ne pensi? No, no, perché qui sono tanti soci, come diceva prima Donato, che si dimettano tutti in blocco, insomma, è ovviamente più pericoloso. Però no, sicuramente la società sbaglia ad essere troppo umorale, cioè non può non accettare una critica e fare un gesto così eclatante la prima volta che va ad un insieme, diciamo, scontro comunque di sapore con il tifo organizzato. Io credo che sarebbe più maturo cercare questo punto d'incontro, però ovviamente quando parlo di punto d'incontro non parlo di dire ok tifosi, non volete quel tizio e Caio, allora tizio e Caio lo togliamo, oppure non volete che facciamo determinate scelte di mercato, allora non le facciamo, nel senso che la società deve essere comunque gestita in maniera aziendale dagli imprenditori che ci mettono dentro i soldi. Questo è, ecco, Lando, io invece ti dico un'altra cosa che sta passando adesso nei vari commenti, come dietro questo comunicato non sia solamente una risposta a quello della tifoseria organizzata, ma dietro ci possa essere qualcos'altro che noi non sappiamo. Eh sì, questo sembra starci, cioè come riflessione questa è giusta, perché ovviamente, lo dicevo prima, mi sembra un po' troppo leggero come pretesto quello del dissapore o della mancanza di unità di intenti con il tifo organizzato, cioè come motivazione, voglio dire, per fare un gesto del genere o per esprimere la voglia di andare via. Non so se c'è dietro qualcos'altro, sicuramente una società che fa una cosa del genere poi si dimostra agli occhi di chi guarda dall'esterno una società debole, sicuramente non una società forte. Orlando, immagino che anche nella tua redazione, anzi soprattutto nella tua redazione, siano momenti febbrili nei quali bisognerà chiudere il numero di domani, eccetera eccetera, quindi non ti vogliamo rubare eccessivo tempo. A tuo avviso, che tempistica può avere questa crisi? No, questa crisi secondo me in questo momento potrebbe anche avere tempi lunghi, perché se non ci si mette con la buona volontà di volerla chiudere rapidamente può durare troppo, nel senso che può durare giorni, e qui di giorni da perdere non ce ne sono. Quindi secondo me questa crisi deve durare il giro di qualche ora o di qualche giorno, domani che la bomba sarà definitivamente esplosa, perché come potrete immaginare uscirà anche sui quotidiani nazionali, e questo implica che se la Juve, la Sampdoria, il Chievo o altre realtà magari aspettano di incontrare il Pescara per parlare di giocatori, di prestiti, di comproprietà, di acquisti, anche perché anche perché nel comunicato si parla proprio di operazioni di mercato in essere, congelate. Chiediamo solo a chi vuole farsi avanti di farlo in fretta per non compromettere e vanificare le operazioni di mercato che avevamo intrapreso. Infatti, esatto, anche in questo momento le operazioni di entrata e in uscita sono state bloccate. Proprio per quello dico che domani definitivamente esploderà la bomba anche a livello nazionale, e poi Pescara dovrà fare i conti con questo e affrontare subito la questione. Io dico che la soluzione c'è, ed è quella di confrontarsi con i tifosi e di fare un nuovo patto, che sia un patto legato al nome di Eusebio Di Francesco, all'impegno che questi dirigenti hanno messo finora nel Pescara, sia economico che di tempo che di sacrifici personali, e sia anche un impegno e una fiducia all'operato di Daniele Dell'Icarri, perché a questo punto è ovviamente lui al centro del contendere, però vediamolo all'opera senza farci venire, insomma, senza pregiudiziale alcuna, insomma. Esatto, assolutamente. Grazie Orlando. Niente, grazie a voi e buon lavoro. Buon lavoro. Arrivederci. Grazie, ciao Orlando. Grazie ad Orlando D'Angelo. Sono d'accordo in parte su alcune cose, perché dare fiducia, eccetera. Allora, le pregiudiziali, stiamo parlando di calcio in Italia, le pregiudiziali su quello o quell'altro personaggio, se hanno dei precedenti, ci sono sempre state. Molti dicono, scusate, però nemmeno è possibile che a Pescara tutti hanno sempre da ridire su qualcosa, è chiaro che prima o poi qualcuno si stufa, però bisogna vedere chi è che dice questo qualcosa.
perché adesso io non vorrei fare veramente l'avvocato della tifoseria, però quando la tifoseria è intervenuta e ha difeso con tutti i mezzi, facendo le nottate sotto al comune, sotto al tribunale, consegnando di fatto una società a questi imprenditori, vorrei ricordare anche a tanti che la tifoseria ha fatto veramente le nottate per evitare, ha presidiato il tribunale per evitare che gli sciacalli dell'ultima ora arrivassero a depositare un'offerta in tempi in cui il Pescara era stato dichiarato fallito, quindi al miglior offerente veniva dato. Quindi non è che la tifoseria può essere buona, parlo agli altri tifosi e agli sportivi normali che scrivo, può essere buona e ci facciamo i frigni solamente quando vanno a presidiare il tribunale per salvare il Pescara. La tifoseria è buona anche quando dà una critica costruttiva, e se ci sono delle pregiudiziali rispetto al nome di Dell'Icaro in questo caso, vuol dire che qualcosa ci sarà sotto, no? Vuol dire che sono stati tranquilli e calmi fino alla fine del campionato. Poi Lucchesi va via, ti togli, scusa, Luciatto, e Lucchesi se ne va, e va bene. Si mette alla porta uno come Tore Pinna, e sappiamo quanto è amato dalla tifoseria organizzata, e non. Si tratta a pesce in faccia prima di uno come Multineddu. Ma io... cioè, tira la corda, prima o poi si stucca. Tu a me mi hai ripreso, mi ricordo tale e quale il momento in cui io ti dicevo del fatto di del fatto di Lucchesi, che tu mi dicevi ma lui è pagato di qua e di là. Io ti dicevo, guarda, che questa società non è la prima volta che fa questo tipo di scelte, che va contro il volere, tra virgolette, volere della piazza, e che si comporta in determinate situazioni senza cuore e senza rispetto. È una prerogativa di questa società, inutile che andiamo a nasconderlo, è così, si sono sempre comportati così, uno più uno più uno più uno più uno, è arrivato un comunicato da parte dei Pescara Rangers in cui si dice per filo e per segno quello che non è andato bene. Tu... arriva un suggerimento, scusa Luciano, se puoi fare. Al limite vai a telefonare da là. Infatti, questo è un suggerimento. Infatti si potrà. Intanto possiamo numero? Collegarci con lui. Il numero? Sì, Dani Coso. Sì, te lo do il numero. Però non credo che faccia eccezione. Vabbè, vedi che ti dice. Allora, noi ci state mandando messaggi tutti quanti, chiamate qualcuno della società. Ci abbiamo provato, risponde nessuno. Vabbè, intanto facciamo questo collegamento. Luigi Marzio, vediamo un po' se qualche amico giornalista ha degli aggiornamenti. Comunque, nell'attesa, dicevo, che dirò, che delusione. Ma anche, può anche rientrare adesso questa cosa, ma io non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo da... Sì, ma mica rientra così da domani mattina, si risvegliano un'altra volta, dice, ops, abbiamo sbagliato, adesso ricominciamo da capo. Sentiamo un po'. Pronto? Pronto? Luigi. Ciao, ciao. Volevamo andare al mare, ci volevamo rilassare, volevamo parlare di calciomercato, invece se entri già sul nostro sito c'è una città furiosa per quello che sta succedendo. Oddio, al mare possiamo andare, sì. State certi che sotto l'ombrellone i tifosi non si annoieranno mai, insomma, con le notizie che ci sono così, insomma, tutti i giorni. Sicuramente notizia un po' particolare quella di oggi pomeriggio, però, insomma, vedremo cosa succederà. Senti Luigi, tu sei rimasto al comunicato come noi, perché i telefoni sono totalmente spenti, quelli del CDA, della società, di chi anche è vicino alla società, oppure tu hai qualche notizia in più, sei riuscito a carpire qualcosa? Guarda, io l'unica cosa che sono riuscito a tirare fuori è questa, che le dimissioni sono irrevocabili, quello che trapela dagli ambienti societari. Però bisognerà vedere poi in che modo. Io su qualche passaggio del comunicato ho qualche dubbio, sinceramente. Però tipo? Io ho letto che sono state bloccate tutte le operazioni di mercato. A me risulta che domani Dell'Icaro, per esempio, sia a Genova per parlare con la Samp per alcune situazioni di comunità di Martella, per esempio. Quindi credi in questo senso che non sia... Guarda, io a meno che Dell'Icaro sia stato informato, insomma, in tardissima serata, ma non credo le dimissioni del CDA, però
insomma, bisognerà pure vedere, ci sono situazioni contrattuali in ballo, contrattuali anche di sponsorizzazioni, cioè io posso capire la rabbia del momento, però insomma sarà una situazione che bisogna analizzare al microscopio, perché non credo che una società di calcio dietro a un comunicato stampa della tifoseria che può contestare, anche se questa contestazione a mio avviso non è che è stata proprio così marcata, un avviso nel senso voi fate, però noi tifoseria che siamo, siamo noi che veniamo allo stadio, siamo lì a controllarvi. Cioè, io l'ho vista un po' così, mettiamo caso che Galliani adesso vende Boateng, vende Abbiati, non riscatta Ibrahimovic, vende 3-4 ragazzi delle giovani di Beretta, Merker, Verdi, sì. e poi manda via Tassotti, che può essere una bandiera del Milan. Beh, a un comunicato stampa della Fossa dei Leoni Galliani avrebbe risposto. E questo forse è la grandezza anche l'esperienza di una società, ma parliamo sempre di inesperienza, ma dopo 2 anni e mezzo di gestione non credo che... Io non parlo di, per l'amor di Dio, cioè noi partiamo sempre dal presupposto che sono tutti dirigenti pescaresi che comunque hanno fatto tanto, hanno investito, avranno commesso anche degli errori, ma come commettono tutti gli esseri umani, per l'amor di Dio, ma alcuni errori macroscopici, altri un pochino meno evidenti, però adesso insomma buttare via tutta l'aria, tutto così fatto, tutto quello che sono fatti in 2 anni per un comunicato di una tifoseria che per 2 anni comunque non ha mai insomma alzato la voce in maniera così clamorosa. Io spero, insomma, adesso vedremo anche con l'evolversi insomma delle giornate, vedremo se dietro questa decisione ci sia qualcos'altro. Io ho qualche dubbio, sinceramente, perché una società del genere pescarese che opera tutta insomma in città. Scusa, lui, hai qualche dubbio che ci siano o che non ci siano qualcosa dietro? Che non c'è o che no? Ho qualche dubbio che possa finire così questa storia del pescare. Poi sicuramente gli eventi smentiranno questa mia idea, però bisognerà vedere, insomma, cioè vendere una società di calcio non è così poi semplicissimo. Infatti, ma qua si parla qui, di... Qui non si parla di vendere, qui si parla di regalare. Cioè, sì, qui riconsegnare, sì. Cioè, qui ci sono delle persone che hanno fatto degli investimenti, cioè lasciamo perdere che ci sono gli introiti televisivi, sponsorizzati, ma qui ci sono persone che hanno messo soldi dentro la società. Ma se fosse una provocazione, non ti pare esagerato un... totale disimpegno dell'intero CDA? Ma guarda, una provocazione, sì, Donato, io credo di sì, io mi posso mettere nei panni di un tifoso medio e credo insomma che sia anche una provocazione, però una provocazione, cioè un tifoso contesta, cioè batte le mani quando le cose vanno bene, e ci sono anche i fischi quando le cose vanno male. Cioè, la società dovrebbe sentire tutto, sia le cose insomma positive che le cose negative. Ciò non toglie che poi loro si siano veramente stufati e c'è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, o è stato veramente un pretesto per dire va bene signori, noi lasciamo, ma può anche darci che questa scelta era stata fatta anche in precedenza. Io credo di no, perché qui parliamo di una società molto ampia che ha una turnazione assurda. Quindi spesso e volentieri cambiano di continuo gli assetti societari, quindi non credo che tutto lo zoccolo duro, lo zoccolo insomma di partenza abbia avuto nei giorni precedenti la volontà insomma di mollare. La società sicuramente ha fatto degli investimenti, si è esposta parecchio, per l'amor di Dio, però come fanno tutte le società di calcio. Mi hai detto prima che sono irrevocabili, quindi... Sì, sono irrevocabili, sicuramente adesso bisognerà vedere, cioè io, bisognerà vedere col passare delle ore se queste dimissioni saranno veramente irrevocabili, come è stato detto, altrimenti... Certo è che non ci fanno una bella figura nel caso domani mattina smentissero tutto quello. Io credo di no, perché insomma Pescara merita ben altro, non merita sicuramente queste prese di posizione o queste guerre, perché insomma gli ho fatto l'esempio prima di Galliani e la Fossa dei Leoni, un ipotetico esempio. Voi
credete che si possa fare una cosa del genere? No, assolutamente. Però ti lancio un'ultima provocazione, vorrei dirti, siccome in questa società sappiamo benissimo che sono due grandi figure, non è che questa sia un, questo anche sbagliando i termini ovviamente, i modi, ma non è che questo sia un reset per fare una resa dei conti interna? Voglio dire, durante soprattutto gli ultimi periodi c'è Sebastiani che ha sempre predicato calma, risparmiamo, fair play finanziario, e un De Cecco che invece diceva questa piazza merita altro, dobbiamo fare ben altro per questa città. Ma oddio, la tua osservazione potrebbe anche starci. Voi fate caso che il comunicato stampa non è firmato dal CDA ma dal presidente Peppe De Cecco, come giusto che sia il presidente, sì, che mette la faccia e la firma in queste circostanze. Una resa di conti sì, potrebbe anche esserci, però calcolando di come, ripeto, calcolando di come sono gli assetti societari, ho qualche dubbio anche qui. È stata una cosa troppo strana, cioè io alle 19.15 ho aperto la posta elettronica, ho visto quel comunicato. Noi eravamo in diretta. Vabbè, allora dici la prima cosa che hai pensato, ti sei fatta una risata? No, qui c'è qualcosa di strano, ma come è normale che sia, c'è qualcosa di strano. Però, ripeto, noi atteniamoci ai fatti, cerchiamo di fare cronaca. La cronaca oggi ci dice questo: c'è una tifoseria che ha chiesto delucidazioni su alcune cose, ha spiegato i motivi perché alcune situazioni non sono piaciute, e dall'altra parte una società che si è un po' infastidita e ha fatto un comunicato stampa che io sinceramente non avrei fatto, io personalmente. Però staremo a vedere che cosa succederà. Luigi, noi ti ringraziamo, se abbiamo delle novità, magari che ci arrivano, ti ricontatteremo. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie. Grazie, grazie. Grazie, ciao Luigi. Allora, intanto ti do questo numero di telefono. Ragazzi, stiamo cercando di fare davvero... Eccolo qua il numero, poi nel caso chiama anche il suo partner, no? Allora, ho chiamato Iannasco, il telefonino spento, tutti quelli della società hanno il telefonino spento. Stiamo a quello che state dicendo anche voi, molti ci dicono che va a scatti, ragazzi, un altro po' tocchiamo i 1000 online, non dipende da noi, spero che il server regga. Gianluca Iezzoni, perché non chiamate Iannasco? Ti ho risposto, ovviamente tutti i vigliacchi, ormai la frittata è fatta. Basta ragazzi, io voglio una società seria con persone che hanno le palle, non con questi quattro vigliacchi, e siamo circondati di gente che del Pescara secondo me non gliene frega nulla. Il Pescara, arrivano al volo, mi scappano, Pescara ai pescaresi, dico solo questo, ciao Alessandro, non risponde nessuno, tutti i vigliacchi, poi... io a questo punto da tifoso che mette davanti a tutto la dignità non accetterei un loro ripensamento, un loro passo indietro senza un motivo valido. Io sono talmente spaventato e spero che ci ripensino, dice Umberto. Carlo Capitanio, non si capisce da dove viene se dimissioni, almeno che ricompro una società fallita come il Pescara Calcio a 600.000 euro, non ho debiti, prende qualche buon giocatore e dopo rivende la società 2 milioni di euro e qualcuno come Verratti, Capuano, Berardocco eccetera, allora siamo messi male. Naturalmente questo comunicato, il fatto che nessuno ce lo spiega ulteriormente, apre le porte a ogni critica e sospetto che è legittimo da parte dei tifosi. Però aspetta Luca, il fatto che siano disposti a riconsegnare la società a zero, perdendo il capitale Verratti, Capuano, eccetera, eccetera. Io sto leggiamo i commenti. Sì, ma non l'hanno trovato questo capitale. Verratti era in squadra. Facciamo sfogare anche i tifosi, perché questo è un momento un po' delicato. Io sto con De Cecco, se fosse così, Alù. C'è qualcuno che non vuole. Mi scappano. Non c'è qualcuno che vuole il Pescara ad alti livelli. Non escludo la Lega. Questo è Fanta Calcio, caro Luca. Tommaso Del Gatto, più che un atto di forza a me sembra una dimostrazione di debolezza, e comunque alla fine il CDA non ci fa una bella figura, ma la dignità dei tifosi non conta nulla, ora basta solo che facciano un passo indietro senza un valido motivo, dice Gianluca Iezzoni.
Carlo Capitanio, secondo me gente come Sebastiani e De Cecco non hanno paura di altre società perché è gente che economicamente è messa bene, quindi se non voglio continuare ci deve essere qualcosa sotto. Alessandro Carosella, era scritto che adesso c'è il silenzio, senza parole. Ancora dal forum interno, ne sono arrivati 50 in 20 secondi di messaggi, un attimo che aggiorno. Intanto vi dico, ragazzi, tante volte se volete intervenire in diretta, noi abbiamo questo numero di telefono, abbassate il volume, che ha detto possiamo chiamare? Questo numero. Sentiamo Gianfranco Semproni. Vediamo cosa ci dice, potete intervenire. È una scusa del comunicato Orange, so contestazione, c'è qualcosa sotto, c'era già qualcosa sotto, dice Impero Continua. Comunicate a De Cecco di puntare sull'export l'anno prossimo, dice Febris in maniera provocatoria. Intanto sentiamo adesso anche gli altri commenti, amici, opinionisti, giornalisti, insomma di tutto. Gianfranco, pronto? Pronto? Non mi sente. È quello il numero? Vediamo un po', ma ti ha risposto al cellulare? Sentiamo un po' perché Dani P dice scusa, tutto il suo casino per una semplice contestazione. Genova, Samp, Juve, Lazio merda, Roma come cazzo hanno fatto? Ridicoli. Luca Pescara, moglie mi tutta spultora la sera a fare un burdello, non ci facevi scicchi un nicciuno da là. Pronto? Pronto? Sì, salve. Sì, buonasera signora, è possibile parlare con Gianfranco? Sì, un attimo solo. Grazie, l'avete avvisato? Sì. Eh sì, è lui che ci ha dato questo numero, perché non è che... La voce della gentile signora Semproni, a noi ci fa piacere, per pronto? Carità. Pronto, Gianfranco, buonasera, siamo in diretta su Forza Pescara TV. Sì, sono Luca Teseo, sono Donato Giampietro e Luciano Rapa, i tifosi hanno preso d'assalto il nostro sito, arrivano decine e decine di commenti al secondo. Hai saputo cosa è successo, immagino? Sì, sì, l'ho saputo, ho sentito pure i tifosi, ci mancherebbe altro, e sono molto amareggiati, sì. E non credo che uno strappo che si possa ricucire. Io ho detto all'inizio del nostro speciale che come tifosi, organizzati o meno, non ce lo meritavamo. Esatto. Esatto, quindi vedete, questa società in questa occasione ha dimostrato proprio che hanno la puzza, quando io dicevo che hanno la puzza sotto il naso, è solo la verità. Per il semplice fatto che si dice, noi che siamo pescaresi, che un marinaio sa riportare la barca nel porto quando il mare è in tempesta, non quando il mare è calmo. Per dire che cosa? La prima piccola contestazione, questi qua abbandonano tutti e se ne vanno. Allora due sono le cose, o andavano cercando la scusa, perché secondo me, sto cercando delle ipotesi, certo, che non hanno più la forza economica di poter reggere questi contratti onerosi che hanno fatto in passato e quindi non vogliono mettere mani al portafoglio, anche se hanno fatto una ricapitalizzazione, i contratti che hanno in essere sono troppo pesanti e sono giocatori che non riuscirebbero neanche a togliere quelli che devono togliere. Oppure, questa come prima ipotesi, la seconda ipotesi è una dimostrazione molto, come ti devo dire, assurda, sciocca, cioè dire regaliamo tutto, diamo tutto, la Pescara Calcio sta bene, sì sta bene, ma ci sono in essere dei contratti che sono stati fatti in passato e che uno che vuole pur rilevare non si può prendere l'onere, capisci, di prendersi questi contratti assurdi che sono stati fatti all'inizio. Quindi pertanto, io però una cosa mi chiedo, sì, e mi piacerebbe, ecco, la soddisfazione, che uscisse una persona che ama il calcio. Allora faccio una piccola premessa, la sì, sfortuna di Pescara, non come le piazze di Cagliari, Reggio Calabria, dove ci sta Poti, dove ci sta Cellino, dove ci sta la famiglia Matarrese, dove ci sta Semeraro a Lecce, dove ci sta Pulvirenti, dove ci sta Garrone, dove ci stanno tutti i Corioni, tutti questi presi, Campedelli, sì, è una città purtroppo che non ha avuto mai la fortuna di avere un imprenditore forte, passionale, che ami il calcio. Questa è la nostra grandissima sfortuna, ma da 50 anni io
vivo questa cosa. Ora che la tifoseria aveva quasi messo nelle mani questa società che stava per fallire, che loro hanno rilevato cacciando dei banditi e via discorrendo. No, poi ho anche detto, perché qualcuno, scusa Gianfranco, qualche giovane tifoso dice: va buona la tifoseria, commenta. Critica sempre. Ho ricordato che c'è gente che ha fatto le nottate al tribunale per evitare che arrivassero i sciacalli a comprarla all'ultimo momento. Poi non devono dimenticare anche questo. No, ma questi qua dimenticano troppo, avevano fatto un mare di promesse, la trasparenza, e che ci doveva essere qualche tifoso, che si poteva fare anche un azionariato popolare e quindi avere qualche rappresentante, non so, perché un 2%, 3%, la tifoseria, se ci organizziamo la possiamo pure raggiungere, non so se ho reso l'idea. Certo, certo. Ecco, e quindi loro, secondo il mio modestissimo punto di vista, non vogliono avere né critiche né contro, vogliono fare tutto loro a modo loro, senza, capito, senza dare nessun non dando nessuna soddisfazione a quei tifosi che hanno sempre, li hanno sempre sorretti. Nel momento in cui questa tifoseria ti chiede la testa di qualcuno che sia torto o ragione, non ha importanza, e chiede naturalmente che vengono venduti, leggono sui giornali che vengono venduti ragazzini di 15 anni, 16 anni, ma che senso ha? Cioè, la tifoseria è come un termometro, si rende conto che ci sono delle situazioni che non vanno. Cioè, già ai tempi di Cibiglio vendevamo tutti i nostri giovani, adesso che avevamo, sembrava che avessimo una società forte, invece di tenersi tutti i giovani, pensare invece ad investimenti, cercare, capite, di portare avanti un certo tipo di discorso sano, di azionariato popolare, di giovanili, di quello, di quell'altro, si circondano sempre di personaggi un po' strani, capisci? Che escono sui giornali, cioè se esce il nome di Acri, io non lo so come fa uscire il nome di Acri, qualcuno avrà detto che lo volevano mettere là, cioè ci sono troppe notizie che questi giornalisti dicono, ma da queste fonti da dove escono? Se sono 16 a 7 soci, è chiaro che qualcuno parla, se parla a sproposito è un conto, e quindi a sproposito è dire se dà delle informazioni sbagliate, ma che poi sui giornali, se vanno alle orecchie dei tifosi, non la prendono bene, non so se ho reso l'idea. Certo, però, e se sono stato abbastanza chiaro. Gianfranco, nel corso di questo periodo, perché poi anche l'altra sera in diretta con noi l'hai detto, ok, ci hanno salvato, ok, siamo riconoscenti, però non basta, guardiamo avanti. Però nel corso di questo periodo ci sono state delle figure tipo Multineddu, che non è stato riconfermato, Pomante, che è stato mandato via, ragazzi, c'è Teo Di Mascio che è stato allontanato. Allora, insomma, voglio dire, non si è fatto niente per piacere anche alla tifoseria. Ho capito. Io ho capito quello che vuoi dire. Cioè, tutti, che praticamente, secondo te, dentro la società hanno preso questa linea, oppure magari qualcuno un po' più passionale sarebbe stato dalla parte dei tifosi e invece qualcun altro no? Quindi queste dimissioni, tutto questo casino che è stato fatto oggi, rappresenta semplicemente un resettare tutto, azzerare tutto per vedere poi chi la spunta. No, loro adesso che cosa hanno fatto? Questi, a partire che là, Non lo so chi è l'artefice, per me hanno sbagliato proprio in un modo, cioè non esiste una cosa del genere, tanto per loro non ammetteranno mai una cosa del genere. Adesso la tifoseria naturalmente dice, allora mo se ne dannai, detto in dialetto, se ne dannai, quindi loro dicono che danno la società. Io ti stavo dicendo, piacerebbe vedere che se loro regalassero tutto, un personaggio ipotetico che ha qualche cosa, che ti va là e dice, vabbè, visto che me la regalate la società, me la prendo. Se voi mi prendo la società, io purtroppo, perché non ho le possibilità, ma se uno mi fa una proposta del genere, me ne prego, mi ci butto a capofitto. Là devo risolvere solamente i problemi dei contratti dei giocatori, che sono troppo onerosi. Però mi ritrovo tutto un settore giovanile, che sono dei giovani buoni. Mi ritrovo una società, mi ritrovo in Serie B, si tratta un pochettino, bisogna solo avere una forma gestionale un pochettino oculata. Ma è chiaro che devi essere un imprenditore, devi essere qualcuno che non può partire da zero, il bandito della situazione, non so se ho reso l'idea. Gianfranco, ecco. Tu che hai un po' il polso anche dei tifosi, li senti quotidianamente, quello che voglio dirti,
sei proprio convinto, così come ci hai detto all'inizio, del fatto che sia una cosa irrecuperabile questo strappo tra tifoseria e società? Secondo il mio modesto punto di vista, sì, hanno fatto, allora, ad una critica giusta o sbagliata che sia da parte della tifoseria, sì, diciamo così, da un comunicato, arrivare a dire che lasciano tutto e abbandonano tutto, ce ne passa di ricordo. Certo. Non è da persone intelligenti, non è da imprenditori. Certo. Perché purtroppo loro dovevano sapere, non è che salivano sopra al cavalluccio e la ruota girava sempre e nessuno gli diceva niente, solo se se ne va la corrente. È chiaro che il mondo del calcio è un mondo duro, un mondo difficile, gestire la tifoseria, che poi gestire la tifoseria di Pescara, che puoi gestire, è solo una questione. Sono ragazzi che danno sempre il cuore oltre l'ostacolo per quello che loro devono fare, alla piccola critica, tac, arriva, abbandona, come l'uaglione che quando porta un pallone, mi ricordo io quando ero ragazzo, ci stava, ero povero e quindi naturalmente veniva il ricco con il pallone, noi ci piaceva giocare, questo qua se non gli davi il rigore, non faceva il comodo suo, di colpo acchiappeva e diceva io marpi la palla e me ne vai, io invece sono dato una matunata, non so se ho reso l'idea, sì, certo. Capisci, sono dato una matunata e tu te ne arpi la casa, lo pallone liscia qua, fammi i padre, te capisci, ecco. Certo, per è dire, questi hanno fatto la stessa cosa. Alla prima critica dice allora chiudiamo tutte le porte, abbandoniamo tutto e ce ne andiamo. Poi del resto che hanno detto? Hanno tolto uno, un certo Falcone, una persona serissima che ci sta da 15 anni, che bastava ancora un altro anno, e penso che la tifoseria ha ragione. Nel caso di Multinedio, di qualche altra situazione, ci può anche stare, cioè uno vuol fare a meno di un certo tipo di team manager, la società deve pure saper scegliere. Sicuramente. Quindi, se, togliendo, ma non degli impiegati, impiegati che c'entro, che incidenza ha? Allora io sto vedendo che hanno tolto quasi tutte, sempre tutte le figure che potessero interpellire nei loro movimenti. Quali sono questi movimenti? È chiaro che io non lo so, che ne sai, noi tifosi che ne sappiamo quali sono i movimenti che fanno. Lo stesso Lucchesi è allontanato con la scusa, capite, dello stipendio e via discorrendo. Sto Lucchesi che se ne va e non parla per quale motivo, non lo so. Non dice anche la trasparenza, signori, guardi che sono state fatte delle cose, così così io me ne vado, io ho chiesto di più, cioè nessuno dice niente, quella famosa trasparenza che noi abbiamo sempre agognato dai tempi di Scibilli e via discorrendo, e poi quando l'abbiamo superato, abbiamo subito con tutto quell'altra genere di pazzi, l'abbiamo subita, capito, proprio in virtù che non c'era questo modo, questo dialogo con la tifoseria, cioè aggiornarli, fargli sapere quali sono le situazioni. No, invece questi qua, come qualcuno fa una critica, tac, tac, subito telefono alle televisioni, loro che hanno già localizzato. Come uno fa una telefonata di critica di qualcuno, subito pronto, rispondono subito al telefono. A che senso ha? Scusa, mica un dirigente deve sempre intervenire ogni volta, si deve sentire sempre, quando dico la puzza sotto al naso, subito se la prendono. No. Si valuta in camera caritatis per una piccola, diciamo così, questo è sempre il mio modestissimo punto di vista, per un'osservazione che hanno fatto, e da lì sviscerare il problema e vedere come si può risolvere. Non crede che il signor Dell'Icarri sia il punto di forza? Toccate Dell'Icarri come se toccate tutti i nostri soci. Toccate Falcone come se toccate tutti i nostri soci. Io non lo so, io veramente, guarda, ci sta da uscire fuori di testa per un comportamento così. A questo punto, cioè, per io preferirei che loro avessero detto ai tifosi, sentite, facete una cosa, voi venite allo stadio, criticateci, fateci, io così avrei risposto, per dire, no, come voi fate quello che vi pare, se ci volete venire allo stadio ci venite, noi agiamo secondo la nostra opinione, se dobbiamo essere criticati, criticateci, se faremo bene, se volete applaudirci, ci applaudite, però noi dobbiamo andare avanti per la nostra strada. Certo. Capisci? Non possiamo stare a sentire, capite? Se loro credono in Dell'Icarri, tenetevi Dell'Icarri. Capisci? Certo. Non è che noi possiamo interferire più di tanto, ma da lì ad abbandonare tutto solo uno perché ha detto qualche cosa, e se la tifoseria poi non possono neanche, se loro fanno delle scelte, non possono neanche pretendere che la tifoseria sia con loro, o no? Assolutamente. Cioè, non volesse fare il comodo tuo e nello stesso tempo non dare neanche un minimo di soddisfazione alla tifoseria. E no, se dobbiamo comportarci, voi fate la società e i tifosi fanno i tifosi. Certo. Applaudiamo. Certo, per chiudere, ti dico... No, sono stato abbastanza chiaro come concetto. Chiarissimo, spero. Come al solito, infatti qui dal sito molti ti fanno i complimenti e ti salutano. A questo punto rivalutiamo...
so che dico una cosa pesante un po' per te, ma rivalutiamo il comportamento del commentatore che per 17 anni si è preso in no, tutti i colori? No, 18? Neanche morto. Io purtroppo il commentatore, manco morto lo rimpiango. Per il semplice fatto... No, perlomeno essere... lui non faceva queste uscite. No, fatto, ma è pregate una parte dei pezzi, pregate, sì. Ce ne ha dette tante, ogni volta una promozione, sì, non ho i soldi per risegnare, ci ha dato sempre bacchettate, ragazzi, ma che stiamo scherzando? Non lo rimbianco manco, io sto dentro la tomba, non lo rimbianco minimamente. Lo so, te l'ho detto apposta perché ero convinto che non esiste rimpiangere così. Uno, io rimpiango uno, se tu mi dici quale presidente rimpiangi, Galeota, il dottor Galeota rimpiango. Questi erano uomini che hanno dato veramente il cuore oltre l'ostacolo. Questo qui ha fatto, sì, signor, sì, ha fatto solo i suoi interessi, come ci stava un giovane lo vendeva. L'ha tenuto in vita e gli ha fatto fare il comodo suo il signor Ciatteo Di Mascio, perché ogni anno riusciva a trovare tramite il signor Racchione a piazzare 3-4 elementi, che poi tutti gli elementi che ha piazzato, se tu li vai a rivedere, dai Paolucci a quella, nessuno è arrivato, nessuno. Ma per il semplice fatto che vendere un giovane, darlo ad una società, questo è il momento più difficile per i giovani, capite? Non si possono vendere in modo scriteriato, bisogna avere una società che li supporti, che li faccia giocare, che li valorizzi, non per il vile denaro. Quello invece, se vendeva il giocatore, arrivederci cazzo, che me ne frega, quando mi dà 350.000 euro, tu quando mi dà 1 milione di euro per Paolucci, poi se ne ha fatto il giocatore, Paolucci gioca una squadra di Serie C, non è che gliene fregava più di tanto, non so se ho reso l'idea. Quindi quando i tifosi sentono che si vendono tutti i ragazzi migliori oppure stanno sul mercato, è chiaro, avendo avuto già tutta quell'esperienza, ditemi uno di quelli che ha venduto, il signor Civi, ditemi un giocatore che è arrivato, ditemene uno, lasciate perdere, Oddo, quella è un'altra storia, quelli hanno fatto un altro tipo di percorso. Ma gli altri giocatori venduti, ditemi quelli che stanno giocando in Serie B, dei giovani che abbiamo, forse Di Matteo. Ma Di Matteo l'hanno venduto questa società, no, questi qua, questi altri l'hanno venduto Sibiglia, che sta pure in Serie B. Io adesso al lume a ricordarmi tutto, non è che sia pace, però non mi risulta che fra tutti quei ragazzi che sono stati venduti ci siano giocatori, capite, che Cani forse ci sta, che veniva da Regione, ma non so se l'ha venduto il signor Cibiglia, ma sono passati pure 3, 4, 5 anni, ricordarsi no, tutti quei ragazzi. Gli unici sono De Santis e Esposito, ma andiamo indietro di 15, 10, 12 anni fa. Però De Santis e Esposito, quando De Santis è andato via, l'ha detto lui, e io avevo 16 anni, sì. Cioè che mi hanno criticato, dopo dei miei 16 anni lui ha avuto la fortuna di andare con qualche società che si è ritrovato, sì. Esposito naturalmente, anche lui che è uscito dalle cose, ha fatto un campionato come si deve, è stato venduto tramite naturalmente il signor Marino, che sì. Aveva delle riconoscenze verso il signor Cibiglia, sì. Non mi scordate che ha tenuto un direttore sportivo squalificato per 5 anni, lui l'ha tenuto là, sì. E la federazione in quel periodo ci ha sempre massacrato. Come è ritornato sulla sella, ha comprato dall'Udinese, Esposito, mi sembra che è andato all'Udinese, sì, per 5 milioni di euro, sì. 5 miliardi, 5 miliardi. Quindi bene o male a Sibiglia è riuscita a ridargli quei soldi che l'aveva pagato, capito? Ingiustamente, perché quando uno viene radiato è radiato, punto e basta, tu non puoi dipendere una persona che è radiata. Sibiglia l'ha fatto, sono problemi suoi, e lui ha ricontracambiato quando è risalito sopra la sella. Ecco, ci sono dei ragionamenti molto lunghi, cioè si può sviscerare la storia in una maniera. Una cosa è certa, ragazzi, e tutti i tifosi di tutto il mondo, di tutta l'Italia, abruzzesi devono sapere, noi siamo una città sfortunata, ma sfortunata sportivamente per il semplice fatto che non abbiamo mai avuto un presidente con i soldi e con la passione per il cuore e biancazzurro, che ami veramente la maglia del Pescara. Questa è la nostra disgrazia maggiore. Pensavamo, e pensavo io e pensavano tutti di voi, forse che l'avevano trovata nel signor Peppe De Cecco, con tutti questi altri giovani imprenditori per fare una società di assieme. Invece neanche così è stato. Alla prima occasione questi ti dicono: oh, vi lasciamo, noi facciamo le fatte nostre, arrivederci e grazie, riprendiamo i giocattoli nostri, se volete fare un calcio fatelo con qualcun altro. E vabbè, se è così va bene. Ditemi voi come si fa a riaggiustare uno strappo del genere, perché questa è una forzatura da parte della società.
i tifosi si sentono, non dico defraudati, ma diciamo così, come presi in giro, accusati come se quella critica non l'avrebbero dovuta fare, non dovete interferire, quindi insomma non è una cosa. Gianfranco semplice. Per chiudere arriva da Trieste, Mimemi, da dove scrive? No, da Milano. Milano, che è sempre attento, è un utente a noi molto vicino e non fa delle considerazioni dette a cavolo, dice siete tutti quanti fuori strada e mi stupisco che nessuno di voi fino ad ora non ci sia arrivato. Lui dice è arrivata l'ora di Filippo. No, io non concordo, non so già. Ma chi? Lo Filippo De Cecchi. Ma quale Filippo De Cecchi? Un altro pazzo, lasci per... Ma quale Filippo De Cecchi le mi massacrate, no? Al signor Filippo De Cecco, noi tifosi purtroppo, quelli di una volta, sbagliarono, ma non noi tifosi, sbagliarono qualche personaggio che lo condannò. E il signor Filippo dice io non metterò più piede nel calcio, ma che devo dire la storia perché non è il caso di aprire certe ferite? Cioè noi, quel signore, l'abbiamo fatto mandare, non lo so, ecco, ha avuto una storia triste nei confronti di qualche personaggio di Pescara, certo. E quello non era una persona che tu, come si dice, io avrei messo il cuore, il petto davanti, non l'avrei fatto mai mandare dentro per un assegno che non era suo, cioè, questa era la storia, se voi la vogliamo occultare e non la vogliamo dire è perché gli altri non la sanno, ma noi abbiamo mandato il signor Filippo De Cetti in galera, in gattaboi, per un assegno ballerino, che lui non aveva nessunissima colpa, non so se ho reso l'idea. Sì, sì. E secondo voi quello, dopo un maleficio del genere, dopo che è stato trattato in questa maniera, riprenderebbe il Pescara? Ma quello, ma manca morto, non esiste proprio. Certo. Al limite, se il Pescara, posso pensare alla grande, se fosse arrivato in Serie A, per una questione di sponsorizzazione in Serie A, pastificio De Cecco lo poteva pure fare. Certo, ma certo. Non per le cazzate, per i stupidaggi, ma non diciamo cretinate, così sta di la più grande cretinata, lui l'ha detta una cretinata, certo. No, no, certo. Ma che beh Filippo, che sta situazione così, innanzitutto questa è una famiglia che è un grande nome, è un grandissimo pastipino, mo entra tutto sto casino che ci sta, ma che esatto. Fa lui entra e va contro il fratello. No, ma concordo con te Gianfranco. Ma cioè, ma come fanno? Cioè uno prima, allora dice, siamo noi che non capiamo, non ragioniamo, e ne prego io. E me che esco con se facesse vedere la cacca di uno, perché mi sta buono essere che la coccia non sa, quantomeno i fatti, non sa. Ma Gianfranco, sai che in questi momenti è un po' particolare, no? Quindi ognuno dice la propria. Ma io nei momenti proprio particolari, le persone che porti, capite, che sanno la storia di Pescara, la storia del calcio, quanto amo i miei tifosi, la grande curva. Ma infatti non ti abbiamo chiamato a caso. Non è che tu uno può dire cazzate, la storia è storia, sta scritto, non è questione. Certo. Ecco, se uno o uno sa i patti e interviene, ma non che spara là, chiama, non sapete niente. Tutto, ma chi sti di non sapere niente, ti racconto tutta la storia, ti metto l'assettato sopra la sedia e ti dico dopo per 365-1 perché ti costringo a sentirla tutta quanto, per dire, ecco. Va bene, grazie Gianfranco. Ti ringraziamo della tua disponibilità, una cosa è certa che comunque noi insieme a quei pochi tifosi rispetto ai 20.000 che vengono con 2 euro, non vorrei aprire una polemica, ma comunque noi saremo sempre sugli spalti di uno stadio anche in eccellenza. Io l'ho detto, certo. A me il Pescara non mi interessa se sta in Serie B o in Serie A, io andrò allo stadio pur se ho la terza categoria, certo. Li capitano? Questo e è l'amore. Purtroppo solo che non ci sta una lira, quello che mi dispiace, però non si può agire in questa maniera. E quando io parlo, voi non dovete ringraziarmi, io quando voi mi chiamate, io sono sempre a disposizione, certo. Perché la prima cosa è l'educazione, certo. L'educazione di rispondere e di dire la propria nei momenti proprio topici e difficili, certo. Perché questa tifoseria non si meritava questo sberleppo da questa società, e per me, secondo il mio modestissimo sempre punto di vista, è molto molto difficile risanare lo strappo. Certo. Va bene Gianfranco. Grazie Gianfranco, buona serata. Grazie, e ci sentiremo nei prossimi giorni. Grazie, ciao Gianfranco. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Grazie ciao. Gianfranco Semproni, vulcanico, ma fa bene perché tra l'altro lui ne ha viste tutte, anche a qualche anno più di noi, quindi ha visto anche momenti peggiori. Se volete intervenire anche telefonicamente, questo è il numero di telefono, potete abbassare il volume del computer e ascoltarci tranquillamente tramite telefono. Una cosa è certa, noi adesso tra un po' chiuderemo
ma c'è una piazza divisa, c'è una piazza divisa, no, non divisa, ho sbagliato termine, aiutami. Che, ha fatto fronte comune, il contrario. Fronte comune, e leggendo dappertutto, perché in questi casi non ci sono differenze delusione e rabbia. Sì, delusione e rabbia, io sto andando davvero dappertutto su internet. Non mi fate rivivere incubi incubi dei tempi del notaio, di gente che in un mare di commenti che vanno tutti in una direzione cerca poi di dire altro, perché questi sono tempi bui e vergognosi per la nostra piazza che non vogliamo assolutamente rivivere. Questo lo dico io da... Adesso non esistono differenze, cioè, amiamo tutti il Pescara, siamo tutti tifosi, quindi non riviviamo situazioni assurde. Anche perché ci rimettiamo tutti, non è che qui stiamo facendo... Assolutamente, immagino, scusate i termini, il figurone di cacca che faremo, che stiamo facendo già adesso, secondo me, su Sky Sport 24, ultima ora, sicuro, sì, a livello nazionale. Sì, ma e ognuno questo, si deve prendere e responsabilità. Sta, no? Voi state colpendo al cuore l'orgoglio dei tifosi, l'orgoglio dei tifosi del Pescara, che siano finalmente sentiti riscattati. Finalmente abbiamo una buona società, finalmente possiamo sperare a qualcosa. Da domani, soprattutto per gli esiliati, chi sta a Verona, capite? Ci stanno a Gudele Virunese, chi sta a Roma con i laziali, non parlo del circondario perché domani avviene al frega come si deve. E fanno bene a prenderci per i fondelli, perché se abbiamo questi esponenti che poi ci fanno fare queste figure, fanno bene, ci prenderemo anche queste, chiudiamo queste, con queste critiche, un altro collegamento e poi con William, il decano della stampa. William, tua mano questa volta, c'ha miseria questa Serie A, adesso per fare una battuta. Tanto qui dentro siamo a 50 gradi. Mi dispiace se mi appiccio una sigaretta, cioè, voglio dire. Sì, sì. Vediamo un po'. No, perché sto venendo Benedetta che fuma, quindi vorrei. Segreteria telefonica. Ah, c'è la segreteria. Sa parla con. Allora. Con Paterno, dai. Sa parla con Paterno. No, ci per vedere se vuole tornare. Oh, strammatizziamo anche un po', perché se no, dai, direi. Strammatizziamo, però sono incazzato. Ecco, guarda qua. Allora, ne leggo alcuni, ne sono arrivati centinaia, adesso io li prendo a random, detto in italiano, detto in pescarese, a casa, a docoio coio, perché ne sono tantissimi. Delfino del cuore dice, comunicato ridicolo. Ma se vuoi leggo io intanto. In casi del genere, dammi sta sigaretta. Vabbè, intanto leggo io, dai, dove sto? Dai, qual è? Comunicato ridicolo, in casi del genere le dimissioni dovrebbero essere irrevocabile, di fatto non lo sono, mi è sembrato solo di leggere parole cariche di vittimismo, parole scritte vigliaccamente col chiaro intento di non dire alla piazza che non ci sono più presupposti economici per andare avanti. La serietà non è un optional, si è sempre parlato di trasparenza, ma alla luce dei fatti ha constatato che questa società ultimamente ha imbarcato acqua da tutte le parti, acqua addirittura più torbida dello stesso fiume Pescara. Niente scuse ora, grazie per quanto fatto e arrivederci. Allora, il fatto che siano irrevocabili o no, non lo sappiamo con precisione, però Luigi, che forse ha sentito, Luigi Di Marzio, che ha sentito, ha captato qualcosa in più, ci ha detto che sono irrevocabili. Io, da un certo punto di vista, concordo con quello che ha detto. E ti faccio una provocazione a te, e se loro, e se loro avessero avuto la sensazione, cioè anche la pressione troppo eccessiva, di dover fare una squadra importante per la prossima stagione, più di quella di quest'anno, e invece i soldi e le casse societarie non lo permettono, si sono sentiti attaccati in questo momento, e quindi, come per dire, adesso che facciamo? I soldi non ce li abbiamo, come ci comportiamo? Appunto, è un incontro, è quella comunicazione, che forse è sempre mancata. È un incontro, perché se è vero che noi dobbiamo sempre stare qui a ringraziare che ci hanno salvato dal fallimento in corso e tutto quanto il resto, è anche vero il fatto che loro devono sempre ringraziare i tifosi che gliel'hanno permesso, perché se noi dobbiamo sempre ringraziare loro perché ci hanno salvato, ma tanto se ci siamo loro al partivamo dalle eccellenze, mica murevano pescare, stai sempre a pescare, ci hanno fatto al partì in corsa dalla C1 e siamo risaliti, per l'amore di Dio. Ma se noi dobbiamo sempre ringraziare
devono ringraziare loro, devono sempre ringraziare loro i tifosi che gli hanno fatto prendere la squadra. Dobbiamo chiamare Daniele? Sa qualcosa in più di noi? Non lo so cosa sa, però. Oddio, credo Daniele che sia, ci vuole con la giacca. Che sia un commento autorevole quello di Daniele Barone di Sky, o no? Ma perché dice Donà non bestemmia? Io mi sono accattato. No, nessuno sta bestemmiando. Lo bancale di pasta dei cecchi e mo. Ma no, col sorriso. Sto parlando in modo colorito in pescarese. Mi accendo una sigaretta perché siamo tutti un po' stravolti da questa cosa, però. Luciano sembra che ha fatto la maratona di New York, guarda. Sì. Pronto? Daniele, buonasera. Ciao, buonasera. Ciao, siamo in diretta su Forza Pescara TV, una diretta non prevista che va in onda online da almeno un'ora e mezza, con una piazza che è davvero delusa, tra il deluso e l'arrabbiato. Anche a te in redazione, com'è giunta questa presa di posizione delle dimissioni all'interno del CDA? Ma guarda, anch'io sono rimasto abbastanza sorpreso. È vero che in queste ultime settimane, o se puoi anche negli ultimi mesi, qualche segnale di insofferenza che arrivava dall'interno della società mi era giunto, perché una chiacchiera la scambi adesso con uno, adesso con l'altro. Credo che voi abbiate già analizzato che le tante anime del Pescara possono essere una forza quando chiaramente si va nella stessa direzione, possono diventare un problema quando questa stessa direzione non c'è. Mi hanno parlato, io non ne so tantissimo, di un comunicato stampa dei Rangers che avrebbe in qualche modo poi moltiplicato gli effetti di questa di questo momento di malessere. Di sicuro è una decisione sorprendente, quindi clamorosa. Mi auguro che sia soprattutto una mossa provocatoria, come a dire noi siamo la società, adesso la nostra decisione è questa, vediamo un po' come l'ambiente, la città, le forze intorno a noi reagiscono. Cioè io credo e mi voglio augurare che la società, con il presidente De Cecco, con tutti gli altri dirigenti, gli altri soci, volessero da questa mossa ricavare ricevere più che altro una reazione della città. Cioè, io credo che la società in questo momento voglia capire se questa società è amata, è apprezzata, è stimata, e ci sono e ci possano essere le condizioni per andare avanti. Voglio pensare questo, ed è un pensiero ottimistico, altrimenti davvero sarebbe durissimo incassare il colpo di una crisi che adesso ci fa tornare indietro a tempi bui, davvero molto bui. Daniele, buonasera. Ciao, no, volevo aggiungere una cosa. Girando molto, chiaramente tutte le settimane sui campi di P e tastando il polso, io sapendo che sono pescarese, molti dirigenti, molti addetti ai lavori, anche molti stessi calciatori, in questo ultimo anno di Serie B mi hanno sempre detto: ah, Pescara, grande piazza, grande società, lì sì che c'è un progetto serio, lì sì che c'è una situazione solida. Non vi nascondo che molti calciatori, miei amici o direttamente o indirettamente, in questi ultimi mesi mi hanno detto: ma com'è? Secondo te c'è qualche possibilità a Pescara? Cioè, Pescara è diventata sotto questo punto di vista una piazza ambita, perché la ristrutturazione societaria, la rinascita societaria dopo il fallimento ha fatto sì che Pescara, in un contesto generale, lo sapete meglio di me, di grande crisi, di stipendi non pagati, sì, di tanti tanti problemi, Pescara in quest'ultimo anno ha saputo ritagliarsi uno spazio molto importante, quindi sarebbe davvero un peccato disperdere questo patrimonio adesso. Daniele, Luciano. Buonasera, sono Luciano. Io mi rifaccio alla tua lucidissima disamina, ti do del tuo
Certo, ci mancherebbe. Con molto rispetto, come direbbe Gianni Lussoso. E la trovo, ribadisco, la trovo lucidissima, però da un certo punto di vista, rifacendomi proprio alle tue parole, lascia alquanto perplessa la tempistica sia della presa di posizione della tifoseria, sia del comunicato molto duro della società, sia lascia perplessa lo schieramento compatto del CDA che... lascia anche presupporre che non ci sia questa frattura interna tra le varie due anime, oppure che la si voglia celare, e in terzo luogo la disponibilità da parte di questa stessa società a lasciare il pacchetto azionario a quota zero e quindi di regalarlo, chiedendo l'intervento di imprenditori, un refrain molto noto qua a Pescara, perché anche nei tempi belli, e mi riferisco appena a qualche mese fa, si chiedeva un intervento di altri soci facoltosi della Pescara. La tua chiave di lettura tocca un po' tutte queste argomentazioni che sono presenti nel comunicato, che ho risviscerato, però lascia un po' perplesso comunque chiedere, come sostieni tu, da che parte sta la città. Non so se questo sia il modo più opportuno per farlo. Qua credo che si vada più a uno scontro vis-à-vis piuttosto che a una richiesta di sostegno. Sì, no, sicuramente 48 ore dopo la fine del campionato, e tra l'altro alla vigilia di quello che mi è stato presentato e annunciato come un festoso rompete le righe, no, domani c'è una partita, se non sono stato informato male, tra le varie componenti, sì, sì, della società, e a questo punto diventa anche abbastanza curioso, per non dire di più, essere lì e capire quale sarà l'atmosfera e quale sarà la reazione e dei tifosi, delle persone che andranno a vedere questa partitella, e degli stessi componenti del Pescara. Sì. Sicuramente sì, alla fine di una stagione comunque positiva, secondo me, io l'ho sempre detto, lasciamo stare la frenata finale, quindi con i pochi punti ottenuti, ma il Pescara comunque quest'anno ha fatto, in base alle sue capacità, secondo me, una gran bella stagione. Quindi alla fine di questa gran bella stagione, con uno stato d'animo generale, per generale intendo della piazza, dei tifosi, della stampa, comunque, se vogliamo, positivo, perché era il ritorno in Serie B, c'era molta curiosità, c'era anche un po' di timore, ma il Pescara ha risposto bene. Neanche 48 ore dalla fischio finale della stagione, una presa di posizione di questo tipo vuol dire che qualcosa, come vi dicevo prima, evidentemente già covava sotto la cenere, e non si è ritenuto di dover aspettare molto di più per farla venire alla luce. Dispiace, sì. Francamente dispiace molto, perché adesso, che sia una provocazione come io penso e spero, o che sia qualcosa di più, c'è comunque concretamente il rischio che il famoso giocattolino si possa rompere di nuovo e che possa ricominciare da capo, tra contrapposizioni dell'una e dell'altra parte. Io credo che il Pescara abbia già ricevuto, prima dicevo che il Pescara forse si aspetta delle risposte dalla città. Io credo che in fondo le risposte la società le abbia già avute, perché i 18.000 spettatori di Pescara Livorno sono stati, secondo me, già una grande risposta. Certo. Vuol dire che questa è una città che è ancora molto innamorata della sua squadra di calcio, della maglia bianca-azzurra, e che vuole un campionato, non dico che pretenda, ma che desidera perlomeno, che spera in un campionato
importante, e non credo ci si possa spaventare neanche della prospettiva che l'anno prossimo invece saranno il Bari, il Torino e la Sampdoria, per non dire di tutte le altre. Anzi, un campionato del genere dovrebbe, insomma, è bello, è esaltante. Io dico che col Pescara, che appena tra l'altro ha annunciato la riconferma di Eusebio Di Francesco, ecco, questo mi sembra in effetti un po' un termine contraddittorio: annunci la riconferma di Di Francesco e quindi annunci, manifesti la volontà di proseguire un ciclo che è stato inaugurato quando Di Francesco arrivò sulla panchina in C, in prima divisione, al posto di Cucurettu, e poi il giorno dopo c'è questa valanga che nessuno si aspettava. Se il Pescara, inteso come società, ha bisogno ancora di altre risposte oltre a quelle che la città ha già dato quest'anno, va bene, spero però che poi finisca lì, nel senso che io credo che a Pescara la forza imprenditoriale ci sia, la forza del pubblico ci sia, il pianto tecnico è un buon impianto. Adesso per favore, lo chiedo da tifoso che vive lontano, non rompiamo il giocato. Noi ci associamo a questo tuo appello, speriamo che tutto rientri in tempi brevissimi, soprattutto che si faccia chiarezza almeno nella giornata di domani, perché adesso voglio aggiungere un'ultima cosa, se mi permettete, non so quanto importante o meno. Ricordiamo che Daniele Sebastiani è tra l'altro vicepresidente di Lega, e questo credo che possa essere un altro elemento di speranza, come dire, per poter pensare che non ci sia la volontà così generale e definitiva e drastica di voler mollare una nave che tra l'altro non sta neanche affondando, anzi ha galleggiato perfettamente quest'anno. Ecco, il Pescara esprime un suo dirigente anche ai massimi livelli del governo del calcio, perlomeno per quanto riguarda la Lega di Serie B. Ecco, anche di questo teniamo conto come elemento ottimistico e non pessimistico. Daniele, ti ringraziamo. Grazie per la tua disponibilità. Grazie, ci Daniele. Ci sentiamo al più presto, è sempre un piacere ritrovarti. Va bene, alla prossima, ragazzi. Grazie, ciao Daniele. Vabbè, comunque, ciao. Io volevo concludere con una cosa un po' scherzosa, che la colpa oggi è tutta di Luciano Rapa, che è successo questa cosa. Oddio, è un Barbagianni. Il Barbagianni porta fortuna. Esatto. Allora, arrivando in conclusione, 10 minuti, vabbè, Carosella, sentiamolo, William, no? Se ce l'ha spento, che ne so, mola la prima. Mi date il numero, l'iPhone mia, sparite. Sta là sotto, mi sa. No, sta di là, se me lo riportate magari lo ritrovo. Ah, ecco, no. Sentiamo un po' l'ultimo commento. No, perché nessuno sa niente. Sì, se sono tutti i telefoni spenti, cioè, come fai? Magari qualcuno. E poi si fa il comunicato appunto perché non si vuole parlare, no? Adesso. Nico D'Alonso, domani si saluta come 2 anni e mezzo fa al Promenade. Chi sta alla piazza? Ah, sta in piazza a Montesilvano. William, siamo in diretta, buonasera. Sì, buonasera. Li abbiamo sentiti tutti, da Orlando D'Angelo a Luigi Di Marzio, Daniele Barone, Daniele Barone di Sky qualche secondo fa, Semproni, De Carolis. De Carolis, centinaia di commenti che arrivano di pescaresi indignati per questa cosa. Che cosa hanno detto questi sostanzialmente? No, vabbè, William, mo non è che devi capire quello che hanno detto gli altri per dire la tua. Tu di la tua e basta. Cioè, voglio dire, tanto noi abbiamo fatto anni di corsi di diritto societario, no? Quindi, bene o male, siamo abituati, credevamo di non dover più parlare di queste cose, invece, guarda caso.
Invece siamo diventati degli esperti. Adesso testeremo tutti quanti le nostre abilità, quello che abbiamo imparato. Vabbè, William. William è una butade, è una cascetta fuori luogo, parliamo da pescaresi. Oppure c'è in atto una guerra intestina, qualcuno si deve far fuori all'interno. Parliamo senza peli sulla lingua, vai. Guarda, io non posso dire niente, come non puoi dire nulla tu, perché no, non sono abbiamo tutte ipotesi, elementi. No, ma lui è due ore che stiamo a parlare, mo la tua ce l'hanno... Le sensazioni, scusa, le sensazioni non servono a nulla, solo che io dico una cosa, se poteva benissimo la società controbattere il comunicato, che è stato abbastanza pesante per loro, con una minaccia di dimissioni o un comunicato in cui avrebbero potuto precisare i ruoli della società e i ruoli della tifoseria. Concordo, questo concordo. Si poteva benissimo fare. Concordo, devo dire, allora ti dico che dopo aver saputo delle dimissioni mi ha telefonato Pincione. Beh, Max Pincione. Ci mancava. Mancavo. Mi ha telefonato dicendomi di aver saputo che avevano dato le dimissioni e lui è pronto per rilevare la società. E mi ha detto: io ho i soldi per prendere il Pescara. E questa è una notizia. E poi io ho detto: non so come andrà a finire. William, è 31 maggio, non 1 aprile però. Sì, ho capito, Lucia, tu... Vabbè, ridemeci, facciamoci una risata. No, vabbè, ho capito, ma io ti sto dicendo che ho ricevuto questa telefonata. Ma ti ha chiamato veramente? Allora, che stai a scherzare? Ma sul serio, non stessi scherzando. Ma scusate, ma voi avete cenato e bevuto, sì? No, veramente siamo in diretta Fiume dalle 7. Siamo in diretta perché ti spiego, eravamo con Sansovini alle 19:30 a fare la diretta, è arrivato questo fulmine, finito Sansovini abbiamo aperto uno speciale, quindi è dalle 20 che siamo in diretta. Oh, bravo. Comunque se ti chiamate Pingione, Fortuna Pingione, sinceramente preferirei fallire, te lo dico proprio chiaramente. Vabbè, ma questa è una tua opinione, sicuramente. Come può essere anche la mia. Però ti sto dando la notizia che nel caso dovesse esserci la cessione della società, Pincione è pronto. È pronto. Come può essere pronto qualsiasi altro imprenditore? Come può darsi che domani ritirino le dimissioni? Come può darsi che si riappacifichi tutto? Non lo so. William, io mi aspettavo un commento un po' più. Come può darsi domani che piove? Le tue sensazioni, William. Senti, mo ricomincio da capo. Allora, c'è una società ha il diritto di gestire e strutturare la propria società come ritiene più opportuno? Sì. O no? Sì. Certo. Oh, certo. Allora, molte cose che erano contenute nel comunicato dei Rangers mi pare che siano al di fuori di questa logica, giusto? Beh no, insomma, a cosa ti riferisci? Loro non hanno contestato. Aspetta, adesso ti lascio parlare. Loro non hanno detto che non hanno contestato. Loro hanno semplicemente detto, questi sono i passaggi che io ricordo e che tra l'altro poi sono quelli più importanti. Voi, quando noi vi abbiamo consegnato la società, perché è vero, gliel'hanno consegnata la società, ci avete detto all'inizio che uno di voi sarà all'interno, che queste sono cose che si dicono, però loro gli hanno detto, voi ci avete detto di essere i custodi, voi ci avete detto di criticarvi, loro hanno fatto una critica costruttiva, che si può accettare o meno, non hanno aperto una contestazione, hanno semplicemente criticato alcune posizioni, no? Da qui Luca, a fare questo, Luca, che io ho in mano le dimissioni di un intero CDA, ce ne passa, Sì, ma mi pare, infatti io poco ci credo che la cosa vada avanti in questi termini, però Dell'Icari sono 2 anni che sta qua. Sì, ma prima c'era Lucchesi che lavorava all'ombra di Lucchesi. Adesso dare a Dell'Icari, sappiamo cosa rappresenta per la tifoseria Dell'Icari, l'autorevolezza di una carica come quella di direttore sportivo,
È l'ennesima tirata di corda alla quale si aggiungono quelle di Multineddu, di personaggi storici legati alla Pescara Calcio come società, di Pomante e di tantissimi altri, no? No, io spero. Cioè, hanno il diritto o no, sti tifosi, di criticare, neanche tanto di incazzarsi, ma di criticare. No, ma è chiaro che hanno tutto il diritto di criticare, ma l'amore di Dio, perché mica. Questo è un fatto acclarato, certo. Però voglio dire, io spero che tutto si risolva nel migliore dei modi, perché veramente sarebbe per motivi, diciamo, non gravissimi, buttare all'aria tutto quanto è stato costruito con una permanenza in Serie B importante, con una promozione conseguita l'anno scorso. E adesso quali sono questi motivi gravissimi per cui una società le dimissioni, va via, ricominciamo da capo? Sì, ho sentito dire ricominciamo dalla terza categoria, ma che siamo impazziti? Non lo so, boh. In effetti, vabbè, speriamo che tutto si risolvi durante il corso della settimana. Certo è che comunque, anche se dovesse rientrare questa situazione, comunque una crepa. Cioè. Sì, ho capito la crepa, però poi dobbiamo tutti navigare e remare a favore del Pescara. Il Pescara quest'anno ha, diciamo, sfiorato i play-off, qualche rimprovero tecnico lo accetto volentieri, perché abbiamo buttato all'aria 5-6 occasioni per veramente fare il salto e provare a fare i play-off. Quello sì. Ma per altri motivi, insomma, che non ritengono così gravi. Scusa William, scusa se ti interrompo, è arrivato un commento di Nico D'Alonso dal forum di Facebook per te. Dice, Carosella, leggi bene il comunicato dell'Angers, ci sono solo richieste lecite, visto che la società ha sbandierato ai 420 che la trasparenza sarebbe stata la loro prerogativa. Allo stato dei fatti sono scappati come Rizzuto e Soglia. Sì, ma guarda, io credo che non siano scappati, perché io credo che loro ritireranno le dimissioni, quindi non facciamo paragoni improponibili. Per quanto riguarda il fatto di leggere bene il comunicato, siamo d'accordo, per carità, ognuno esprime il proprio parere, le proprie, fa i propri discorsi, hanno tutto il diritto di farlo, però ripeto, per l'ennesima volta, buttare a mare tutto quello che è stato costruito con sacrifici della curva, andare a Vasto, fare tutto quello che è stato fatto in tribunale, eccetera eccetera, per motivi, quali sono questi motivi gravissimi? Dai, su, abbozziamo pure un po', no? Da una parte e dall'altra. Che poi ci sia la crepa, ma la crepa si risana con una gestione societaria, diciamo, sufficiente, e i risultati sono quelli che contano alla fine. Io chiudo con te aggiungendo un'ennesima chiave di lettura tra le tante lette questa sera: una società che vuole bene alla città e che vuole bene alla propria tifoseria e che ne è riconoscente tiene conto delle esigenze e dei suoi umori, e soprattutto di quelli che sono i personaggi graditi a questa tifoseria. Probabilmente nell'attuale Delfino Pescara 1936 c'è qualcuno che vuole questo e qualcun altro che non lo vuole. Potrebbe essere una chiave di lettura. Vabbè, è chiaro, è una delle migliaia di ipotesi fatte stasera. Dove stanno troppe galle non si fa mai giorno, dice un proverbio. Però c'è da dire una cosa, che ci saranno delle defezioni, sicuramente qualcuno andrà via, però la società deve essere quella che ha preso il Pescara in mano e lo ha portato avanti finora, e poi queste querelle possono anche essere superate e devono essere superate con un atto di umiltà da parte di tutti. Perché io ho vissuto, come voi, come tutti, momenti in cui poi ci siamo pentiti di aver mandato via Scibilia, eccetera, eccetera, capito? Quindi siamo attenti. Va bene, grazie William. Grazie a voi. Buonasera. Buonasera William. Grazie. Allora, ad onor del vero, me lo sono fatto stampare,
Se no, oddio, chiudetemi però la porta perché se no c'è un ritorno. Non ho capito di là in redazione cosa sta avvenendo. Documentazioni varie, non lo so, stasera sta succedendo di tutto. Andiamocelo a rileggere questo comunicato dei Rangers, che io ho letto, abbiamo letto insieme l'altra sera. Io non trovo, non ci trovo nulla di, ma è un di punto, così, è un punto di vista, ma una società seria ne va in cascetta, detto tra pescaresi. Allora loro dicono: eccoci qua a fine stagione, finalmente abbiamo festeggiato con i nostri giocatori una salvezza con largo anticipo, raggiungendo gli obiettivi prefissati. A dire la verità, abbiamo anche sognato per qualche domenica il raggiungimento dei playoff. Ora non è il momento dei rimpianti, ma solo quello della programmazione per il futuro, ed è di questo che vogliamo parlare. In 2 anni vorremmo fare prima un bilancio e poi parlare di futuro e soprattutto di scelte, perché d'altronde sono quelle che a noi interessano. Abbiamo consegnato nelle mani degli imprenditori pescaresi una società sana. Li abbiamo sempre appoggiati e sostenuti nelle loro scelte, anche se a volte molto dolorose per noi. Ora non ci siamo più, non lo siamo mai stati e di certo non iniziamo a fare ora i burattini di nessuno, tantomeno a fare da parafulmine. Ci avete detto, citando le vostre parole, se sbagliamo criticateci. Ed è arrivato il momento di farlo. Ci avete fatto andare giù bocconi amari, come l'allontanamento di Pomante, del signor Gianfranco Multineddu. Signori, in un mondo dove la riconoscenza evidentemente non se, signori, in un mondo dove della riconoscenza evidentemente non se ne conosce neanche il significato. Gente che a Pescara ha mangiato pane e acqua in momenti davvero difficili e al nostro fianco hanno salvato più del salvabile. Ci hanno messo la faccia e l'hanno pagata a caro prezzo. Pardon, glielo avete fatto pagare, gli avete dato il ben servito, forse perché erano troppo pescaresi dentro di loro. Per non parlare di persone come Marisa, come Tonino Falcone e altri che hanno pagato il loro tradimento a soglia con il loro posto di lavoro senza sapere il motivo. D'altronde avete tenuto alle vostre dipendenze quelli che ci sono andati a fare le vacanze dentro i loro alberghi. Noi le scelte le facciamo con il rispetto e con il cuore. Voi, sinceramente, come le fate ancora non le capiamo. Poi avete fatto entrare il signor Dellicarri in una società dove lui non ci doveva metter piede. Lui, che tralasciamo il suo passato, dalla piazza non è mai stato voluto. Anche lui lo avete messo dentro, dicendo che era un ruolo marginale. Quale? Quello di direttore sportivo, tanto marginale non ci sembra. Dite di non voler vedere il passato e non nascondete dietro i risultati di altre persone, non sicuramente suoi. Parlate di risultati, allora provateci a spiegare perché le giovanili del Pescara, fiora all'occhiello di questa società, sempre tra le prime in Italia, grazie al signor Cetteo Di Mascio, anch'egli allontanato senza motivo, da quando sono state affidate a lui, è passato solo un anno, hanno fallito in tutte le competizioni, arrivando ultimi in tutte le categorie, nonostante avevate raddoppiato, motivo di vanto, l'investimento per i giovani. Spiegateci se svendere i nostri giovani e comprare ad alto prezzo quelli degli altri si può chiamare investimento. Infine, goccia che ha fatto traboccare il vaso, l'allontanamento di Tore Pinna. Scusate la non conferma di Tore. Lo chiamiamo per nome perché ce lo possiamo permettere, perché è un uomo prima di essere un giocatore, perché ci ha sempre messo la faccia, perché nonostante a Salerno festeggiava con loro, ci ha dimostrato di quanto cuore ci abbia messo per noi, per la nostra città e per la nostra curva. Non ci va proprio giù. Noi non siamo gli strumenti di nessuno, i soldi sono i vostri, le scelte le fate voi sicuramente, ma noi da oggi non ingoiamo più nessun boccone amaro, ve lo diciamo in faccia quello che pensiamo e ve lo diciamo davanti alla città pubblicamente, cosa che ancora voi riuscite a fare parlando di futuro. Vi ringraziamo sinceramente per quello che avete fatto finora, per gli obiettivi sempre raggiunti brillantemente, ma non accettiamo di sentire critiche da nessuno, non accettiamo di sentirci dire di essere strumentalizzati, non accettiamo nella maniera più assoluta di essere chiamata minoranza. Ricordate, signori, che noi siamo quelli che hanno fatto la storia, se da 35 anni siamo qui un motivo ci sarà. Quello che valiamo noi è sotto la faccia di tutti, siete voi a doverci ancora entrare nella storia del Pescara e non noi che l'abbiamo vissuta e continueremo a farlo da protagonisti. Non è una contestazione, ma un avviso, un voler mettere le mani avanti, l'avete detto voi, che siamo i custodi e lo sappiamo fare bene, state attenti perché noi vigileremo e faremo fuori qualsiasi persona non metta davanti a tutto l'amore
ha tutto l'amore per la nostra maglia. Cosa c'è di sbagliato? Niente, è un comunicato nel quale si chiede chiarezza per i programmi futuri, si ricorda il ruolo che giustamente la tifoseria del Pescara ha avuto in 35 anni di storia e non in 35 ore o in 35 giorni, si citano episodi e personaggi che sono stati accantonati da questa società e che alla tifoseria non è stato bene. E questo, adesso leggo io il comunicato alla società per par condicio e vediamo se c'è attinenza. Il presidente Giuseppe Adolfo De Cecco e tutto il CDA, nelle persone di Daniele Sebastiani, Alessandro Acciavatti, Amerigo Pellegrini, Giacinto D'Onofrio e Gianni Pagliarone, con rammarico, rassegnano le dimissioni dai vertici della Delfino Pescara 1936 SRL. Ringraziamo le istituzioni, il sindaco avvocato Luigi Albore Mascia e l'amministrazione comunale, il presidente della provincia Guerino Testa per il loro puntuale sostegno, il questore Paolo Passamonti e il prefetto Vincenzo D'Antuono e le forze dell'ordine tutte, la stampa e la nostra tifoseria che ci è stata vicino sin dall'inizio, cullando con noi il sogno di riportare Pescara nel calcio che conta. Tutto quello che l'abbiamo fatto, lo sapete, lo abbiamo fatto con il cuore. Anche qui parlano di cuore, come nel comunicato. Certo, chi non fa non può sbagliare e credo che noi per il nostro Pescara abbiamo fatto tanto, tantissimo. Qualora avessimo commesso degli errori, riteniamo che siano stati commessi in buona fede, convinti di operare sempre per il bene dei nostri colori. In un anno abbiamo riportato la squadra in Serie B. I nostri giovani non hanno sfigurato nelle rispettive categorie come qualcuno ama raccontare, ma hanno riportato ben 3 qualificazioni e passaggi alla fase successiva con i giovanissimi e gli allievi nazionali e la squadra Beretti. Il nostro tecnico Eusebio Di Francesco ha fatto esordire ben 6 giovani di belle speranze che ci invidiano tutti. Tanti ragazzi sono nelle nazionali di categoria. Ultimo, solo in ordine di convocazione, Marco Capuano, che proprio in questi giorni è con l'Under 21 di Ferrara, la nazionale più importante di settore. Un giocatore, Capuano, che se non fosse stato per questa società sarebbe finito a giocare in chissà quale categoria perché valutato erroneamente in passato. Alla luce di questo, forse, non abbiamo sbagliato così tanto. Quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto con coscienza e con passione. Ma oggi forse è arrivato il momento di farsi da parte. Abbiamo compiuto quello che la città ci aveva chiesto, ovvero riportare il Pescara allo splendore di una volta. Missione compiuta dunque. Ora la palla deve passare a qualcun altro, magari a qualcuno che non commetterà i nostri errori e che sarà più bravo di noi. Attendiamo degli imprenditori che rilevino la società che con onore e dignità abbiamo rappresentato. La consegneremo loro pulitissima, senza alcun debito e pronta a disputare un altro campionato di Serie B dopo la splendida salvezza raggiunta quest'anno. Non vogliamo lucrare in alcun modo. Siamo pronti a cederla a costo zero, non chiediamo nulla di quello che abbiamo investito in questi 3 anni. Chiediamo solo a chi vuole farsi avanti di farlo in fretta per non compromettere e vanificare le operazioni di mercato che avevamo intrapreso. Infatti in questo momento anche le operazioni in entrata e in uscita sono state bloccate. Restituiamo una società sana, ma la restituiamo nella sede, nella giusta sede, non in tribunale. Domani, in occasione del rompete le righe della squadra quadrangolare che abbiamo organizzato all'Adriatico, anche noi, presidente ed amministratori, saluteremo e ringrazieremo il pubblico e i tifosi che ci hanno sostenuto in questi anni e ci congederemo attendendo imprenditori seri che vogliono portare avanti il nome del Delfino. Allora, molti hanno risposto. Sai che succederà domani? Che domani qualcuno si beccherà qualche parola e avranno una scusa ulteriore per poter avvalorare questa cosa, secondo me. Poi, io credo, guarda qui, Impero Continua dice: lo spettatore è giudice dello spettacolo, il comunicato dei Rangers è un'analisi di rispetto, una valutazione giusta, bastava rispondere alla tifoseria il vostro punto di vista, non queste pagliacciate, siate trasparenti con la città, fate i seri. Poi, è un comunicato che non fa una piega. Quello dei Rangers, dice Gianluca, una società seria lo accetta, risponde tranquillamente senza uscire di testa, ma solo una società seria avrebbe fatto così, non questa società. I colori sono i nostri, non i vostri, dice Luciano Censori. Rocco Valente dice: caro Teseo, forse noi tifosi li abbiamo trattati troppo bene, torniamo a fare tifosi come ai vecchi tempi. Poi Mimmo
dice, evidentemente la maturità della tifoseria ad alcuni non va bene, ci vuole ben altro. Luchetto dice, ma non hanno sbagliato, hanno fatto una scelta, questa scelta ci ha fatto salvare, ma perché dovrebbero fare per forza quello che piace alla tifoseria? Luchè, dai. Io quest'anno non capisco, la società ora sta sbagliando, però a me non piacerebbe essere criticato quando faccio bene. Tore è un grande, ma ha 34 anni, la società ha scelto di cambiare registro, quindi per questo bisogna criticare, non è solo per questo, e vattene a rileggere, non è solo per il fatto, ci si può, nel calcio ci si può anche allontanare, giusto, no? Cioè, i calciatori passano i presidenti, passa tutto, restano i tifosi e l'amore per la città, però c'è modo e modo, no? C'è modo e modo, nella fattispecie di Pinna, uno che è venuto a Pescara in quelle condizioni, in sovrappeso, con il passato salernitano e sappiamo quello che vuol dire, e che veramente ha tirato fuori tutto il carattere possibile e immaginabile, ha fatto quello che ha fatto, non, ci si può anche allontanare, ma in altri modi. E soprattutto, non lo so, non so più che chiave di lettura dare a questa cosa. Io ritengo che ci sia un, evidentemente, perché non abbiamo più l'anello al naso, abbiamo passato 5 anni a parlare di avvocati, di commercialisti, di diritti societari, noi tra i nostri vari siti, le trasmissioni televisive, abbiamo chiamato consulenti, esperti, quindi, cioè, questa non è una piazza che chi uffesse, questa è una piazza che le cose le sa. E non è che dobbiamo ritrovarci adesso a ripercorrere quest'incubo passato negli anni precedenti. Quindi, siccome è una piazza che è matura sotto tanti aspetti, è evidente, secondo me, poi posso pure sbagliare, che all'interno della società c'è una lotta feroce tra chi ha magari la passione per fare certi passi e chi no. Però è tutto chiuso in camera caritatis, io faccio le mie supposizioni, voi tifosi fate insieme a noi le vostre, ognuno fa le proprie, fino a quando non si farà chiarezza. È evidente che ci sta uno che può farlo pescare grossa e l'altro che te lo braccia corto. Secondo me, posso sbagliare. Luca, però qua posso sbagliare. Il fronte societario è compatto, è un atto dovuto, secondo me. Adesso bisogna vedere adesso, però, qui dentro le dinamiche. Io mi rifiuto, Luca, di pensare, scusami, che uno come Danilo Iannascoli, che fa da 20 anni lo speaker, che è dentro la società e che lui dice una parola e per 20 anni la curva risponde olè, e per tutti quanti noi che l'abbiamo sostenuto quando è stato vituperato da altre società, che chiamarle tali sarebbe veramente un complimento, mi rifiuto che vada contro la tifoseria organizzata uno come Danilo Iannascoli. Ok, poi ce ne sono altri che io nemmeno conoscevo prima, ai quali sono riconoscente perché hanno salvato il Pescara, ma altri non li conoscevo, tolto De Cecco e qualcun altro. Aspetta, però Danilo Iannascoli non fa parte del, non, CDA, del CDA, quindi il CDA è composto da altri personaggi che sono citati nel comunicato. Però al di là di questo, qualora fosse giusta questa tua supposizione, non sarebbe stato forse più logico non fare fronte compatto da parte di tutti gli esponenti del CDA, bensì di prendere la palla al balzo per farsi fuori l'un con l'altro? Probabile. Si dice. Quindi per questo si io. Si dice merda per me e merda per tutti, tante volte, no? No, delle due anime si parla da mesi, però questo comunicato, fronte compatto da, diciamo, i due principali esponenti delle cosiddette fazioni, ammesso sempre che esistano. Allora, c'è, cioè, da un lato, cerchiamo di ragionare in conclusione, altri 5 minuti poi veramente, è dalle 8 che siamo qua, veramente non ce la facciamo più. In conclusione si può dire che se la tifoseria organizzata ha dei mal di pancia, li ha giustificati questi mal di pancia e hanno detto, ripeto, ci avete detto fate i custodi, ci avete detto criticateci, ci stiamo a criticare, mica stiamo a fare una contestazione. Stanno criticando chiedendo chiarezza. Ok, per tutta risposta, io sinceramente quando ho letto questo comunicato che ieri sera ci hanno postato, ho detto vabbè, adesso faranno, qualcuno della società risponderà, magari ci sarà un incontro, perché guarda che l'elemento della tifoseria organizzata è sempre un elemento che può piacere o non può piacere, ma è sempre un elemento che nel calcio italiano c'è e che poi viene chiamato in causa solamente quando serve.
quando è servito a Pescara, pare che sia servito, allora teniamone conto. La tifoseria organizzata ha detto questo. Allora, io non mi aspettavo e sono ancora sconcertato per questo. Io credo che questo sia un pretesto per fare pulizia all'interno e nel giro di poco tempo verrà fuori. Però è un pretesto un po' troppo debole, sinceramente. La risposta della società è esagerata, era quella dei tifosi, è una critica e una richiesta di chiarezza. Tutto qua, non è stato attaccato ferocemente nessuno, credo. Non lo so. Io comunque dico una cosa, noi come portale, mi riferisco anche a tanti anni fa, il nostro Donato, forse per molta passione che aveva, si andava a fare anche dei viaggi, chilometri e chilometri, veniva coglionato puntualmente da certi personaggi che non voglio neanche nominare, e per questo poi ha pagato anche determinati rapporti tesi con alcune persone, quindi sbagliando si impara, anche se alcuni errori fatti da alcuni personaggi della nostra redazione sono stati fatti con la passione per il Pescara. Io mi sento di dire una cosa, noi siamo stati sempre equidistanti, per l'amore di Dio, però questa volta noi siamo con i tifosi del Pescara. Però saremmo rimasti equidistanti, saremmo rimasti, no, fino a quando no, però, non ci sarà una spiegazione valida, e comunque noi stiamo sempre dalla parte dei tifosi del Pescara, che i primi tifosi siamo anche noi. Però Luca, davanti però, a una situazione del genere, vi dico, evitiamo di creare fratture, che magari fratture non sono così. A questo comunicato della società, in questo momento ci sono due comunicati, ok, qua c'è la tifoseria, il cuore, sì, però la passione, qui c'è la testa, esatto, e la ragione dovrebbe esserci. Esatto, però nel comunicato, dietro il comunicato della società, potrebbero celarsi tante altre cose che magari nei prossimi giorni verranno spiegate. Alla luce, ripeto, alla luce di quello che vedo, carta canta verba volant, giusto? Alla luce io mi sento di stare dalla parte della tifoseria. Sì, Luca, però ti ribadisco ancora una volta che è una tua supposizione che sia necessariamente in risposta al comunicato della tifoseria organizzata. Certo, la tempistica è strana, certo, alcuni stralci del contenuto della società richiamano quanto detto al contenuto prima, però esplicitamente la società non dice che ha preso questa decisione per il comunicato e per le ultime ore un po' di maretta che ci sono state. Non siamo stupidi. Ma siccome sì, nessuno. Sì, Luca, ovviamente nessuno. Tu lo guardi così perché nessuno è stupido, sì, ovviamente, però purtroppo bisogna attenersi ai dati di fatto, e i dati di fatto purtroppo è questo comunicato che non dice nulla. Lo so, Luca, però purtroppo per essere passionali, l'hai detto, si incorre tante volte in errori. Bisogna guardare i fatti e anche guardare in questa categoria come te. Esatto, come tutti quanti, la maggior parte dei tifosi che ci stanno seguendo seguirebbero il Pescara anche in terza categoria, ma non è questo il punto. Il punto è che allo stato attuale dei fatti, alle 22:47 del 31 maggio, possiamo solo ed esclusivamente attenerci ai fatti. I fatti sono questo comunicato della società, nel quale non si dice in parole povere una reale motivazione solida, né contro il comunicato di prima, né di motivazioni per i quali si va a prendere una scelta così drastica di dimissioni di tutto il CDA. Noi possiamo solo prendere i fatti e raccontarli per come sono, poi il resto sono supposizioni che possono essere giustissime, ma potrebbero anche essere sbagliate. Lo devi, è normale, però io da tifoso ti dico, mi sento di essere assolutamente vicino alla tifoseria in un momento del genere, anche perché la tifoseria resta, i presidenti, come vedete, possono cambiare, tutto può cambiare nel calcio, quello che rimane è la maglia, la città e l'amore per la città. No, per andare contro di te, per amore di Dio. No, ci mancherebbe, non è che stai andando contro di me, perché anch'io tendenzialmente ovviamente sono dalla parte che dici tu, però dico anche piano, valutiamo i fatti e raccontiamo i fatti. Luciano, poi magari domani mattina piano valutiamo i fatti. Questi, allora, togliamo il comunicato dell'Angels, ok? Togliamo, facciamo finta che questo non c'è mai stato. Perché?
La domanda non è com'è che fa con lui il cabarettista. La domanda no, non è cosa, vabbè, perché? Perché? Però perché stanno a litigare. Mo te lo dico proprio tranquillamente, tu fai il giornalista e allora il comunicato dei Rangers non c'entrano niente. Probabilmente hanno preso a pretesto. Si è risposto da solo. Comunque il fatto è, il fatto oggettivo sono le dimissioni del CDA intero, punto. Vabbè, il resto sono tutte supposizioni. Noi di passare un'estate in questo modo non ce l'aspettavamo e sinceramente, veramente, sta piazza non si rimeritere. Io mi auguro che verrà fuori qualcosa che ci racconti una o più verità, che dia luce, faccia luce su una situazione del genere, perché sta piazza che vi ha accolto a braccia aperte, gente che veramente ha fatto i sacrifici, una cosa del genere, è una grandissima cattiveria, è uno schiaffo alla città, è uno schiaffo alla passione. Poi domani, in questo parlo di questo momento, poi domani magari ci saranno sicuramente dei chiarimenti, ma in questo momento tutta questa piazza, tutta questa tifoseria, gente che ha portato i figli allo stadio, gente che aveva giurato davanti a, anche davanti alla Madonna, di non tornarci fino a quando non ci stavano persone serie. Ho visto persone anche anziane che non vedevo da 10 anni allo stadio, dicendo ma ci sono tornate, mi hanno fatto arpiccia la passione. Voi ne state a pazziare semplicemente con dei soldi che sono vostri e sono tanti, e beata voi che ce l'avete tanti, e beati, purtroppo gli altri no. Voi ricordatevi che avete un'attività che era Pescara Calcio, che gioca con il cuore di parecchia gente. Questo cuore si era riaperto. Oggi questa gente ha preso, per farla con i titoli elettorali, una sberla in faccia. Questa gente ha preso una sberla in faccia. La nostra Io non voglio andare contro di te. Io parlo da tifoso, però dico, non da giornalista, cioè, che non ti, so. Ti rispondono anche così, dicendoti che regalano la società, quindi i soldi, il discorso soldi esce. Come se tu stai con tua moglie e tua moglie ti dice targare di fila, macchine, la casa, lo conti in banca e me ne vai. E tu dici, fregni, te puoi, quella è la porta, capito? Non va bene, si gioca coi sentimenti. Conosco qualcuno che lo farebbe, però. Comunque, anche se fosse per un solo tifoso, un solo bambino che è tornato allo stadio credendo nella pulizia, che non ci sta nel calcio, ma credendoci, perché qualcuno più grande gli avrà detto: guarda, Lufia mia, guarda che freni, Lu Pescara. Un bambino che prima c'era la maglietta del Milan o di altre squadre si è tornato a mettere la maglia del Pescara, una persona anziana che con 600 euro di pensione si è accattato l'abbonamento, tessera o non tessera, o un ragazzo disoccupato che ogni settimana ha pagato da 10 euro perché gli aveva dato il cuore e la fiducia, gli aveva tarpicciato la passione. Pescara, finalmente mi pozza a te già, un bacio a tutte quante, un bacio all'Italia perché siamo tornati frigni. Oggi sono stati pugnalati alle spalle. Mi auguro che ci sia chiarezza, e con questo io credo che possiamo aver detto tutto. Sì. Oggi, alla luce di questo comunicato della società, queste persone che ho citato, il bambino, l'anziano, il tifoso disoccupato, ma per prendere degli esempi, sono stati presi con una bella sberla, un bacio alla faccia. Non se lo meritavano. Detto questo, io ringrazierei Mauro Di Matteo e al CEO Tonto Donati, al coordinamento che ci hanno dato grandissima manforte in questa puntata straordinaria di Studio Web per le vicende societarie. Nei prossimi giorni teneteci d'occhio, perché se avremo qualcosa ve lo comunicheremo. È chiaro, saremo vigili sulla questione, cercheremo di dare in tempo reale, come spesso ci accade, tutte le notizie. Se si è rotto qualcosa prima o poi qualcosa verrà fuori, quindi restate collegati su forzapescara.tv. il 2 giugno saremo in diretta dalla Capannina per un evento di foot volley, fermo restando che la priorità è il Pescara Calcio. Certamente, l'avrei dovuto fare prima, è vero, tante volte dovevo ascoltare. Vorrei essere critico dei tifosi, non è che non li ascolto, per l'amore di Dio. Ma tra le tante motivi di fiducia c'era anche il fatto che qualcuno della società, figlio, eccetera, aveva fatto una bella canzone, Lu Pescara, no?
c'era anche questa, e va bene, la canzone te la promuoviamo, l'abbiamo fatto su Parsifal, eccetera, non c'è problema, chi dice porta sfiga, in porta sfiga, ma su, ma dai, tutto per stare bene tutti quanti insieme. Stasera chiude Kill In, perché l'In è uno solo, ed è questo qua. Grazie a tutti, forza Pescara.